Signore e signori, buonasera. Benvenuti. In diretta dal Teatro Golden di Palermo, Massimo Minutella presenta una produzione Il Melangolo, Videoregione e blogsicilia.it. Festival, nonostante tutto noi cantiamo, decima edizione. Mettetevi comodi, inizia la gara, la festa, la musica. Buon divertimento! Festival! Io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Festival, io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Buonasera a tutti, grazie per l'applauso spontaneo, benvenuti al Teatro Golden, seconda serata di festival, nonostante tutto noi cantiamo. Come state? Allora, piccolo sondaggio, quanti di voi erano con noi a teatro ieri sera? Alzino la mano. Minchia, tutti qua eravate? Quanti sono di Palermo? Quanti dalla provincia? Bene, sono contento di vedervi, grazie. Allora, ieri sera abbiamo registrato, grazie signora, Dio la benedica, gli applausi non guastano mai. Allora, ieri sera abbiamo registrato numeri incredibili. Io non sono abituato a questo, ve lo confesso, perché non ho mai per scontate le cose, non ho mai per scontato che quando fai qualcosa debba andare per forza bene, no? Perché il lavoro c'è e abbiamo lavorato tanto, però ieri sera veramente sono contento, il teatro pieno, la gente da casa ci ha seguito e soprattutto sono arrivati tanti consensi da tante persone che ancora, ahimè, sono costrette dal Covid a rimanere in casa, e abbiamo portato 2 ore e mezza di compagnia, quindi io l'obiettivo per ieri sera l'ho raggiunto, quindi grazie a chi ci ha seguito da casa su blogsicilia.it, su Videoregione, canale 16, per alcune zone canale 14, perché lo sapete c'è lo switch off. Però quando parlo e utilizzo terminologie, come dire, anglosassoni, io c'ho sempre che mi spunta qua Pino Caruso. Io ho avuto la fortuna di poter godere della sua amicizia e tutte le volte che lo incontravo, per esempio, dicevo, sai, sono stato nel backstage. Che è sto backstage? Pino, il dietro le quinte. Allora picchio lui, chiami dietro le quinte. E io mi ricordo sempre questa, quindi per me lo switch off è a Stute e a Duma. Quindi se non ci trovate più sul canale 16, ci troverete sul canale 14 risintonizzando i canali. Poi siamo anche in diretta sulle nostre pagine social e poi ancora su Radio Fantastica. Allora, vi pregherei di fare un grandissimo applauso alla Lab Orchestra diretta dal maestro Giuseppe Preiti. E prolungate l'applauso per un mio amico che vedo in prima fila, che insomma è un mio amico, io ho iniziato tra virgolette la mia carriera staccando i biglietti al botteghino del Brass, ed è il fondatore, nonché presidente della fondazione del Brass Group, il maestro Ignazio Garcia. Ignazio, mettiti in piedi e prenditi l'applauso del Teatro Golden, Sua Maestà il Jazz. Grazie Ignazio, ciao Donatella, grazie per essere qui. Allora, 15 artisti in gara. Vi ho raccontato ieri sera che uno, ahimè, non gareggia perché non, è, insomma, non sta bene. Lo salutiamo con un applauso, parlo di Sergio Vespertino. Sorrido perché eravamo in due. Quindi adesso vi faccio vedere il cast di chi canterà stasera. Quindi se la regia è pronta noi ce lo vediamo. Stasera con il codice 01 canteranno i Badaboom, 02 Leone e Pupella, 03 Massimo Spata. Con il codice 4 Alessandro Gandolfo, 05 Salvo Palumbo, con il codice 06 Gino Gherist e Caterina Salemi, 7 Ponte Piparo, 8 Stefano Piazza, 9 Canebba e Giovanna D'Angi, 10 Sergio Vespertino, 11 4 Gusti, 12 Chris Clun e Simone Riccobono, 13 Sassa Salvaggio, 14 Giuseppe Castiglia, 15 Eliana Chiavetta e Monia Arizzi. Applauso per tutti
coloro che prenderanno parte a questa gara. Lo inviterò sul palco tra un po', ma lo vedo seduto in prima fila e sono molto felice che tu hai accettato il mio invito. C'è il presidente Nello Musumeci, il presidente della regione. Ciao Nello, benvenuto. Mettiti in piedi, prenditi l'applauso del Gold. Grazie per avermi onorato della tua presenza. Sono molto contento che sei qua. Mi spiace vedervi con le mascherine, ma come tu ben sai, i teatri ancora, ma pare bene, ti pare che a noi altri teatri ne lasciano liberi. Allora, queste serate sono state possibili realizzarle grazie al forte contributo dell'assessorato regionale alle attività produttive. E abbiamo pensato, caro Presidente, di valorizzare le materie prime della nostra terra di Sicilia, dagli agrumi anche al mango. Io scopro che in alcune province di Palermo produciamo il mango, visto che ci stiamo tropicalizzando, la natura permette anche questo. E fino ad arrivare all'obiettivo finale, che è la granita di Sicilia. E tu peraltro vieni da quelle zone lì, quindi la granita la conosci bene. Abbiamo realizzato delle clip che ti facciamo vedere, questa è la prima per valorizzare la granita siciliana, prego. Tutta un'altra storia. Tutta un'altra storia, granita di Sicilia, un cinepinnuddo. Anche questa sera ci collegheremo con il backstage per vedere come si preparano i nostri artisti, quindi andiamo da Fabio Pellerito, che accogliamo con un applauso. Ciao Fabio, buon pomeriggio, buonasera, quello che è. Buonasera al Golden, buonasera. Eccoti. A tutti. Massimo, questo è quel che rimane di Carista. Ah, vedi? Ecco, la parrucca di ieri sera. La parrucca di Carista. Povero Gino, È stupenda. Comunque, ecco. Buonasera a tutti. Devo dire che qui è tutto in fermento, si stanno agitando un po' tutti e già abbiamo Carlo Canebba prontissimo. Agitato ci sei tu. No, siamo calmissimi. Bravo. Siamo rilassatissimi, ci stiamo stradivertendo. Adoro, sono innamorato pazzo di Massimo Minutella. Ah. È reciproco questo amore, Carlo mio. Lo sai, e viva questo festival e viva tu. Applauso. Grazie amico mio. C'è anche Saldo che ieri è andato benissimo con il ragazzo della Via Gluck. Sono nella televisione? Sì, sei tu quello. Vuoi sono dire inquadrato? Niente? Sì, sì. Sono latitante. Oh. Puoi salutare. Ah, sì. È la verità, voglio essere domiciliare. Vabbè. Ciao a tutti, un bacio e un applauso, anche io mi associo. Ma vedo Massimo, Massimo Minutella. Grande Palumbo, Dio ti benedica. Massimo Spada. Massimo. Io sono molto felice perché sono arrivato ultimo ieri. E arrivare ultimi è come arrivare primi. Senti, è difficilissimo. È vero, però sappi che le grandi carriere al Festival di Sanremo partono dagli ultimi posti. Ma non ti preoccupare che stasera fai un bis. Esatto. Allora io stasera mi sono modernizzato. Cioè? Ho messo questa magliettina rossa contro ogni forma di scaramanzia, capito? E quindi stasera poi ho una confusione. Ma Campari è il, insomma, la marca, o Campari nel senso di vivere? Campari è vivere. Vivere. Perché a Palermo è entrato uno in un bar e ci sono un Campari. E un barista ci disse: ma perché un muore tu solo? Va bene Massimo, se qualcuno avesse visto Carista, per favore. Senti, quella cosa lì delle ore ci fa veramente impressione. Ci vediamo dopo, grazie, a dopo, backstage, a dopo. Allora, questo festival si realizza altre che all'assessorato attività produttive, anche grazie al sostegno di alcune aziende palermitane, e tutti i nostri artisti, me compreso, che vivo in provincia, quindi per evitare di andare e tornare, abbiamo preso dimora presso l'hotel Casena dei Colli, che ringrazio Marco Fragale e la sua signora. Marco, tu sai perché vale doppio questo bacio, e questo è il logo. E mi raccomando, visto che andiamo incontro alla bella stagione, arriveranno tanti turisti, peraltro ce ne sono già stati parecchi tra la Pasqua, il 25 aprile, il 1 maggio, quindi mi raccomando, passatevi voce. Allora, siete pronti per la gara? Era il 2 novembre praticamente, allora la rifaggio. Pronti per la gara? Sì. Bene, allora iniziamo subito. Primi artisti in gara rompono il ghiaccio stasera, i Bada Boom. Festival, io sento questa musica, ci prende l'anima. Festival, hai capito? Buonasera
Buonasera Massimo, ciao a tutti. Buonasera ciao a tutti. Giuliana, ciao Ale. E lo so, mi fa sfigurare, che devo fare? Cioè onestamente se tu ne scissi non se ne adunasse nulla. Sarebbero tutti più contenti. Non se ne accorgerebbe nessuno. Sentirai, ora sentirai. Ma quanto... Oh, ma fate un applauso a Giulia che è bellissima stasera. Brava Giuli! Allora, sapete già quale canzone cantano, ma noi lo ricordiamo anche a chi magari fosse arrivato soltanto adesso sulle nostre frequenze. Loro cantano una canzone molto bella. E lo dicevo ieri sera, stasera se avete un compagno, una compagna, una fidanzata, un fidanzato, guardatela in faccia e dedicategli questa canzone. Di Marco Mengoni, Casalino e De Benedettis, L'essenziale. Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti. E con il codice 01 cantano i Bada Boom. Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro da giocare, beati loro poi, se scambiano le offese con il bene, succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace, e nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore, per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione. L'amore è in grado di celarsi dietro amabili parole. L'ho pronunciato prima sero vuote stupide. Mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine, torna a te che sei per me essenziale. L'amore non segue le logiche, ci toglie il respiro della sete. Compongo nuovi spazi e desideri, appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, tornerò all'origine e torno a te che sei. Con il codice 01 i Bada Boom. Alessandra e Giuliana, venite, raggiungetemi da questa parte. Grazie. Allora, io prima ho dimenticato una cosa, dobbiamo aprire il televoto, peraltro era già aperto, però per ufficialità lo apriamo, quindi diamo via il televoto e la regia mi dà conferma che lo apriamo, eccolo qua. Ecco qua. Allora, ogni artista in gara avrà un codice per televotare.
mi raccomando, votate al 328-644-2021. Ve lo ripeto, 328-644-2021. Oppure su blogsicilia.it/festival. Mi raccomando, votate i Badaboom. Bocca grazie, al lupo. Grazie, ciao ragazzi. Grazie, 01, grazie. 0101. Allora, chi mi conosce sa che io racconto sempre tutto, tutto quello che mi capita. Io stasera non ce la, cioè, sono qui perché sono stato accudito da due persone. Non stavo bene, presidente, mettiamola così. E voglio salutare con tutto il cuore Antonio Alberti della postazione 77 del 118, che mi ha soccorso, che mi ha fatto stare meglio per essere qui. Grazie, 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 grazie. Hanno debuttato ieri sera e stasera sono più emozionate di ieri. Fanno coppia artistica quando si può al Sant'Eugenio. È il momento di Rossella Leone e Daniela Pupella. Li accogliamo con un applauso. Hai capito? Sei tu la mia felicità, la mia notte magica passerà. Non sento l'applauso. Buonasera a tutti. Siamo emozionate. Eh sì. Allora, le quote rosa. Si è visto. Caro presidente, questa è una canzone che purtroppo a te non possiamo cantare ed è Nessuno mi può giudicare. Perché voi, insomma, siete costretti ad essere giudicati. Di Berrette, Del Prete, Panzeri e Pace, Nessuno mi può giudicare. Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti. Allora, picciò, fermi tutti. Fermi. Cioè, o lo facite o lo facite. Cioè, perché, capito, sminzicchiato, è brutto. Oh. Con il codice 02 cantano Rossella Leone e Daniela Pupella. In bocca al lupo, girls! La verità mi fa male.
Daniela Pupella, Rossella Leone, codice 02. Nessuno mi può giudicare. Allora, raccogliamo qua i suppellettili, le scarpe. Prego, prego, vieni, Rossella, mettiti da questa parte, mi metto al centro. Allora, com'è andata? Ve lo chiedo per dovere di cronaca, però. Chiediamo a loro come. Guarda, andata? Ignazio Garcia, che ne capisce di musica, fa così con grazie, le dita. Grazie, signor Garcia. Ma, grazie all'orchestra, grazie, grazie infinitamente a tutti. Allora, questa è la vostra ultima esibizione al festival, almeno che non arrivate prima e poi vi riesibite, però, diciamo, ufficialmente è quella prima. Siamo terze, siamo terze. In questo momento loro sono terze. Grazie, grazie. Grazie per ieri, grazie. E raccontiamo che si può votare al 328-644-2021 tramite WhatsApp. Basta semplicemente indicare il codice di televoto, che è lo 02. Ma perché ci siamo levate le scarpe? Ecco, perché? 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 Why? Perché? Perché noi siamo oltre gli stereotipi, oltre qualsiasi giudizio. E giudizio. Esatto, e per questo infatti siamo la Siccagnola e la Morbida. E io stasera ho dovuto imbottirmi per raggiungere il livello della mia amica, perché i pregiudizi, ragazzi, troppo magra, troppo grassa, donna, pregiudizi che fanno veramente male. Quindi noi ci siamo tolte i tacchi perché vogliamo viaggiare così sulla terra, come persone normali. Tutta la nostra come suavità. Uomini. Come allora, uomini. Applauso per la Morbida e la Siccagnola. Ci posso vediamo dopo. Grazie. Cosa? Dimmi. La parte di mio padre che è in sala mi ha detto, mi ha telefonato per dirmi di a minuto. Bella, sì. Che lui è un piccolo grande uomo per grazie. Quello che hai fatto insomma con questo festival, quello che realizzi. Per chi non lo sapesse, Daniela è figlia di una istituzione della nostra città che è il maestro Mario Pupella, al quale tributiamo un grandissimo applauso. Grazie, grazie ragazzi, grazie. In bocca al lupo. Allora, altra azienda che partecipa al festival ormai da due o tre edizioni ed è il posto dove ci si ritrova al termine per cenare tutti insieme ed è la cosa più bella perché poi al termine a briglie sciolte ci raccontiamo, mi siete divertiti e poi ci sono due barzellettieri, uno tra l'altro arriva tra un po', che raccontano le barzellette che in pubblico non si possono raccontare. Sono molto divertenti e infatti saluto il Taco Loco che vedete alle mie spalle, che ci ospita, ci fa mangiare, ci fa stare bene, quindi grazie ad Andrea e a tutto lo staff, applauso, che ieri ci hanno aspettato fino a luna, grazie, grazie. Allora, lo avete visto prima con la t-shirt Campari, è il momento di Massimo Spata. Ciao Massimo, apriamo il microfono al maestro Spada per favore. Allora bene, tutto a posto? Hai visto, ieri sono venuto serissimo. Stasera Campari rossa contro il malocchio. No, è bellissimo. No, anche perché è una confusione di canzone nella testa. Va bene, allora, canzone doppio senso, caro presidente, che conoscerai sicuramente, di Arbore e Mattone, Il clarinetto. Applauso al maestro Renzo Arbore. Applauso al maestro, applauso all'orchestra. Dirige il maestro Giuseppe Preiti. Il codice è lo 03, votate per Massimo Spata. Prego maestro Spata. Metti che ti presenti a una ragazza e dici: suono bene il clarinetto. Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Tu il clarinetto, tu quello che fa. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Tu il clarinetto tu, e si butta un po' giù. Non c'è emozione né soddisfazione a suonar da soli il clarinetto.
uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz, per fare qualche pezzo, per fare un po' filu 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 fila. Cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing mentre il clarinetto swing, così nasce un bel blues. The Trumpet Orchestra. Puoi far manco una canzoncina un po' sveltina in do, e allora come fo per fare un po' filu 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 fila, la cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing clarinetto spin, così nasce un bel blues. La cerco come la titina questa bella chitarrina per far qualche swing mentre il clarinetto spin. Massimo Spata, grazie. Vieni, mettiti qua, Massimo. Metto qua. Allora, è andata meglio di ieri, secondo me. È andata meglio. Secondo me eri più sciolto, più... No, perché ci ho avuto quell'innesto di canzone. Ma ce lo fai risentire quel pezzettino? Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Il neomelodico prende il sopravvento. Il neomelodico non perde mai. Prende il sopravvento su di me. Senti, ma prende il sopravvento su di me il conduttore che c'è in me che chiede a un barzellettiere di raccontarci una barzelletta veloce veloce. Sì, va bene. Come le disgrazie o le fortune in Sicilia si trasformano in disgrazie. Ci sono due poveri disgraziati morti di fame che per trovare qualcosa da mangiare rovistano in mezzo all'immondizia, e uno dei due trova una lampada e l'altra gli dice: guarda, forse la lampada di Aladino, sigla, vedi se ne esce un genio. Esce un genio, il genio sui generis, soccoletto pescura, camicia vaiana. Anziché dirgli esprimete tre desideri, ci runa tre uova ciascuno, e gli dice: andate a casa, pensate al desiderio che volete che si realizzi, buttate l'uovo e il desiderio si realizzerà. Un primo va a casa, da lì a casa dice: non a sta casa, da castello vi sta stare, boom, castello appare. Dice: mi, secondo uovo, noi siete cavuto, Giovanna Zoppa, Turida Dignusa, i meglio fotomodelli ci avessero assistito nella sua casa, boom, Naomi Campbell ce l'aveva piatta, moglie di Sarkozy, ci porto un caffè. Terzo desiderio, dice: non morti di fame, i magazzini di questo castello avessi da sì, i chinichini di gatti di 500 euro, i soldi ci ne escono dalla finestra. Contento, la curiosità, vedremo Peppino che c'ha un mannao, e se ne va di Peppino e lo trova risperato. Allora Peppino, come finito? Aveva l'uovo nella sacchetta, per pigliare le chiavi di casa, l'uovo magari io. Mentre cascava mi nisciuro a correre e singhio la casa china. Non mi poteva più mangassettare. E allora con secondo uovo rispiglia tutti gli inchi che ci sono da questa casa e portatille. C'è codezzo uovo. P-
per farmi tornare a mia. Massimo Spada, grazie Massimuccio, ci vediamo lì per il finale. Oh, io non sento l'applauso per Massimo Spada. Mamma che forte, Va bene, allora andiamo avanti. Altro artista in gara, lui arriva da Marsala, perché questo festival è fatto prevalentemente da siciliani, è un festival made in Sicily. Per chi non lo sapesse, io lo racconto sempre, diversi anni fa, esattamente 10 anni fa, ho preso consapevolezza che non mi faranno fare mai il festival di Sanremo. Arrivata una certa età, ho detto però, sai che c'è? Ma io faccio il festival di Sanremo nella mia città, e lo chiamo festival, senza mettericci di Palermo, che potremmo andare anche a Catania, a Messina, a Ragusa. Ho invitato un'orchestra, ho messo la diretta in TV, il codice di televoto. Dopodiché mi sono detto tra me e me, però se faccio cantare i professionisti è troppo facile, no? Facciamo cantare i comici siciliani o alcuni conduttori siciliani, e di questi ne abbiamo scelti alcuni. E da 10 anni andiamo avanti con questo festival, e lasciatemelo dire, sono stati giorni di preparazione, di stanchezza, e vedere il teatro strapieno mi sta riempendo il cuore di gioia, quindi fatevi un applauso, grazie, Dio vi benedica tutti, perché venire a teatro è uno sa la bestia, a pigliare la macchina, a cercare parcheggio, quindi non lo diamo per scontato. Allora, dicevo, arriva da Marsala, quarto artista in gara, Alessandro Gandolfo. Alessandro Gandolfo. Senti, Massimo Minutella. Lascia stare. Allora, c'è qui con noi in prima fila il presidente Musumeci. Che devi fare? Fa una cosa, girati, girati. Presidente, io so che durante il lockdown, durante la pandemia, tu hai avuto, come dire, contatti diretti col presidente Conte, l'ex premier, che noi tu non lo sai, ma qui è stasera e ti vuole dare un saluto. Buonasera presidente Conte, benvenuto. Fate un applauso al presidente. Buonasera a tutti. Nel rispetto delle misure riguardanti il distanziamento sociale, questa sera voglio parlare del povero Gabbiano. No, come del povero? Presidente, del povero Gabbiano? Ecco, più che del povero Gabbiano, insieme al comitato tecnico scientifico, lo volessimo conoscere, Maris. Abbiamo deciso di occuparci della compagna del Gabbiano. Ecco. Ecco, c'è un nuovo slogan. Sì. Per la compagna del Gabbiano, uniti ce la faremo, la compagna del Gabbiano. Esatto, Alessandro Gandolfo, di Repetto e Pezzalli, gli 883. Ecco, se puoi farmi dare un po' di volume al microfono. Va bene, alziamo un po' il volume spia al buon Alessandro. Ti arriverà un bonus speciale. Da 500 euro. Che è uguale, no? È preciso, è pazzesco. Allora, di Pezzalli, Repetto, 883, finalmente tu che portò al Festival di Sanremo Fiorello nel 95. Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti e il codice 04 canta Alessandro Gandolfo. Chiedo scusa a Rosario Fiorello, Cadono dal loro orologio i battiti e non finiscono. Mi dividono da quegli immensi attimi rinchiusi nelle braccia tue. Che poi si perdono nel telefono, quegli occhi tuoi invisibili, ancora più distante tu. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile in
già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu ti rattardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Grazie. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare a addormentarti gli occhi tuoi. Corrono dell'orologio i battiti e mi riportano a ricordare i fremiti, irraggiungibile realtà. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile, il tempo senza te sulle braccia, dai. Ma tu, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tira a darti sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi, voglio guardare a gli occhi tuoi, gli occhi tuoi, grazie. Oh. E non ci volevi venire tu, Vieni, mettiti qua. Alessandro Gandolfo, vieni, passa avanti, avanti. Poco mi importa. Allora, che emozione, Il numero per votare è il 328-644-2021, qual è il tuo codice? 04. Oh, allora, passiamo da un presidente all'altro. Presidente Musumeci, ci senti, io ho un consiglio da farti dare. Per favore, prenditi questo consiglio da un ex presidente che abbiamo già dato ieri sera, ma tu non c'eri. E quindi, visto che tu stasera sei qui, e se ti fai per favore portavoce di questa richiesta da portare a Maglio Messina, che è il nostro assessore al turismo. E c'è qui con noi il presidente Totò Cuffaro, che accogliamo con un applauso. Prego, presidente, buonasera. Innanzitutto ringrazio ancora una volta tutti i siciliani qui presenti, quelli assenti, quelli che ci guardano da casa, il calore del pubblico, fatemelo sentire. Presidente, complimenti e grazie per essere qui. Devo dire che sono stato impregnato... No, Presidente, è impegnato. No, sono stato impregnato in Africa, ci assicuro che c'è tanto caldo là. Ah, impregnato di sudore, immagino. Sono stato in campagna. Cosa ha fatto in campagna, Presidente? Non è che ho fatto un melingiano tunisino, in campagna elettorale in Africa. Ah, ha detto che si è candidato in Africa? Ed è un po' comunista, voglio diventare presidente della regione Africa. Ecco, no, cioè adesso l'Africa non è una regione, vabbè, comunque prego. Lei deve studiare meglio la geografia, voglio fare diventare l'Africa ricca, sì, così gli africani non vengono più qui e già risolviamo il problema dell'immigrazione. Che è una buona idea. Che è una buona idea, Presidente. Una volta che l'Africa è ricca, che succede? Che i siciliani possono andare tranquillamente in Africa. Anche perché se continuiamo così diventiamo ancora più poveri, diciamo la verità. Andiamo tutti in Africa, via. Lei dice, ma come ci vanno i siciliani, ecco, con i barconi? Che non è che uno piglia e va in Africa così. Allora, io ho pensato, visto che non l'ho potuto fare in Sicilia, voglio fare un bonde. Oh, Presidente, questa è l'idea. Che va dall'Africa...
in Sicilia, parte da Tunisi fino a Portembedol, che se ci riesco fino a Raffadali. Che mi pare perfetta come idea, mi pare perfetta. È un'idea buona questa. Comunque noi scherziamo, io sono stato preso in giro tanti anni così è per vero. Il mio modo di parlare sull'addizione, dico l'ultima cosa e vado via, che mi confondono il fatto della D e della T, dico l'ultima cosa, io voglio il pene di tutti i siciliani, lo dico no, Presidente, cioè, non è carino quello che voglio sta il pene di Minutella anche no per Presidente, grazie Alessandro Gandolfo, grazie. Ciao Ale, ci vediamo all'uscita, grazie. Quanti scherzi telefonici, quanti scherzi telefonici. Andiamo nel backstage, vediamo che succede con Fabio Pellerito. Fabio, eccoti. Ciao, ciao Massimo, oh, ti saluto sempre. Oh, guarda chi c'è, Giuseppe Castiglia, la Dangi da dietro. Ma c'è anche Leone lei. Pupella, eccole. Sì, sono le... Fatti più in là. Nessuno le può giudicare, le quote rosa anche un po' verdi. Non mi entra più, sì. Ragazze, si è gonfiato il piede. Ah, si è gonfiato il piede dall'emozione. La solidarietà femminile qua c'è, lo capiamo. Lei gonfia in proporzione a quanto sono gonfia io, ecco. Ecco, i piedi, perfetto. Non i piedi, volevo le pezze. Com'è andata, ragazzi? Ma è... Domani si torna a fare il nostro lavoro. Domani volevamo fare le cantanti, abbiamo cambiato idea. No, ma faremo un musical. Sì. Ed è una minaccia. Però senza tacchi. Esatto. Senti, vedo lì Castiglia. Sì, dov'è? Sì, ma ridate? Prima di Castiglia c'è una domanda. Qual è la domanda? Che prego, vorrebbe fare Stefano Piazza, sì. A Castiglia. Prego, Castiglia. Ah, cioè, Piazza, cioè, Castiglia. In realtà mi hanno detto che fai, la fai una domanda a Castiglia. La facciamo, perché non la dobbiamo fare. Sì. Senta, lo volevo chiedere, secondo lei in Sicilia un siciliano deve spizzuliare, fare uno schiticchio o allafannarsi? Ma secondo me si deve addubbare. Quindi che faccia uno schiticchio, o che si, com'è che registra l'auto, com'è? Spizzolia, oppure o allavanna, o che si allavanni, si deve comunque addubbare, e in Sicilia addubbarsi si può. Grazie, lei è stato molto preciso. Questa domanda ha alzato proprio il livello culturale del festival. No, ma l'ha centrato, grazie, perché Giuseppe è uno che parla sempre di cibo, io sì. Ricordo. Si vede, tra l'altro si vede, no? Perché adesso quando mi vedono dall'ultimo festival che ho fatto, un vestito che avevano mo potte mettere chiù, e quindi si capisce che c'è sta panza, che in realtà non è panza, c'è la scatola nera che su io ha visto ghiettare sangue, dentro c'è la registrazione di quello che è successo, questa è la verità. Però il nero sfila effettivamente. Stefano, com'è andata? Beh, fino ad ora benissimo, perché ancora non ho cantato, dobbiamo vedere dopo appena canto. In classifica? Classifica sono stato decimo, ma ho un aneddoto che racconterò sul palco. Perfetto. Grazie, allora ce lo sentiamo dopo. Grazie Fabio. Allora, c'è un'altra azienda che quest'anno collabora con noi, lo raccontavo ieri sera, fa il suo debutto, è una scuola che insegna l'inglese, lo dico ai tanti genitori che ci sono qui stasera, oltre chiaramente a quella dell'istruzione che danno a scuola. Secondo me è molto importante che i nostri ragazzi imparino l'inglese, assolutamente fondamentale per poter cimentarsi in lavori che poi magari ci portano in Europa. Perché lo ricordiamo, l'Italia appartiene all'Europa, per quanto ogni tanto l'Europa su scoida, però in ogni caso siamo europei. E volevo ringraziare la Morgan School, eccola qua, fate un applauso, si trova a Bagheria. Saluto Serena Locastro e tutta la scuola. E se stasera vi fate un selfie col palco dietro avrete uno sconto del 20%, e quindi mi raccomando. Allora, mi faccio serio, perché quest'anno sono 30 anni dalle stragi di Via D'Amelio e di Capaci. Grazie alla trasmissione che conduco da 20 anni, Casami Nutella, ho avuto il piacere di conoscere tanti artisti, tanti politici, tanti scrittori, e ho conosciuto anche lui che, per quanto poi si possa, come dire, mettere in discussione la sua scelta di lasciare la magistratura, di andare in politica o meno, comunque il suo passato non lo si può cancellare. Lui è stato palmo a palmo, fianco a fianco in quel periodo, in maniera un po' più stretta, a Paolo Borsellino. L'ho chiamato qualche settimana fa e ho detto: senti, io avrei da chiederti un regalo, la scriveresti una lettera da indirizzare a Giovanni e Paolo dopo 30 anni, raccontandoci magari qualcosa che noi non sappiamo, o anche un tuo desiderio, un tuo pensiero. Lo accogliamo con un applauso, il dottor Antonio Ingroia. Arriva. Ciao Antonio. La mia notte magica festa.
Antonio Ingroia. Grazie. Apriamo il microfono al dottor Ingroia, per favore. Provalo. Proviamo. Apriamolo. Funziona? Federico, ci siamo, gli do il mio. Questo è il bello della diretta. Esatto. Allora, do il mio, do il mio. Ma questo è il bello della diretta. Grazie. Antonio Ingroia. Grazie Massimo. Carissimi Giovanni e Paolo, sono passati 30 anni da quel terribile 1992, 30 anni che mi mancate, che ci mancate, che non ci incontriamo più, almeno fisicamente, perché idealmente e sentimentalmente vi sento sempre qui, vicino a me, vicino a noi, che non vi abbiamo dimenticato. 30 anni e sembra ieri, 30 anni e sembra un secolo. 30 anni e sembra ieri quel 18 maggio del 1992, il giorno del tuo compleanno, Giovanni, l'ultima volta che ti ho incontrato. Un pranzo con i colleghi a te più vicini della Procura di Palermo per festeggiare il tuo 53esimo compleanno. Io ero il più giovane, poco più che trentenne. Paolo era il più amico. L'atmosfera di festa, un'atmosfera però bruscamente interrotta e turbata da un triste presagio. Una nera profezia, la nera profezia di Paolo che, scherzando ma non troppo, ti disse: Giovanni, mi sei sempre davanti di un passo. Sei riuscito a festeggiare il tuo 53esimo compleanno. Chissà se io ci riuscirò o mi fermerò a 52 anni come mio padre e mio nonno. Tragica profezia, perché appena 5 giorni dopo il tuo 53esimo compleanno, Giovanni, quel maledetto sabato 23 maggio, saltasti in aria dentro la tua auto blindata, diventata una trappola mortale, in quel tratto di autostrada Capaci, sventrata dal tritolo assassino che ti uccise assieme alla tua adorata moglie Francesca Morvillo, ai tuoi fedeli poliziotti di scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Poi fu l'orrore, la rabbia, l'indignazione e poi ancora la morte, l'estremo sacrificio di te, Paolo, che dopo aver perso il tuo miglior collega e il tuo migliore amico col quale avevi condiviso perfino le partite a pallone da ragazzini in pantaloncini corti per le strade della calza di Palermo, hai sacrificato la tua vita per seguire il suo esempio e inseguire la verità sulla strage di Capaci. E anche te, Paolo, il tritolo assassino ti ha portato via poche settimane dopo sotto forma di autobomba parcheggiata sotto casa della tua adorata e anziana madre, che non mancavi mai di visitare, non curante del pericolo che ti incombeva addosso, morto a 52 anni, come tuo padre e come tuo nonno, avverando la tua stessa triste profezia. Ci sei venuto a mancare, dilaniato dal tritolo, insieme ai poliziotti che ti proteggevano, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e una donna poliziotto Emanuela Loi. 30 anni e sembra un secolo. In tutti questi anni ho provato anch'io ad inseguirvi, inseguire la vostra ombra, inseguire le vostre orme, inseguire il vostro modello, inseguire la vostra carriera. Ero insieme a te, Giovanni, nel mio tirocinio a Palermo da magistrato, poco più che ventenne, e poi con te, Paolo, alla procura di
Marsala, insieme da Marsala a Palermo, e poi ho pure ricoperto il posto di procuratore aggiunto a Palermo, che fu di tutte e due voi. Ma la cosa che tutti noi abbiamo più inseguito è stata un'altra, la verità sulla vostra morte, cercando di ispirarci ai vostri insegnamenti, inseguire la verità, cercare, lottare per trovarla senza rassegnazione, anzi con ostinazione. E io credo che alla verità abbiamo diritto tutti noi, e ne hanno ancora più diritto i familiari vostri e dei poliziotti della vostra scorta, e non solo i parenti, ma anche gli italiani e siciliani onesti di ieri e di oggi. La verità rende liberi, e bisogna essere liberi per poter conquistare la verità. E sono certo che voi oggi, che ci vedete come siamo, che vedete l'Italia e il mondo di oggi, un'Italia e un mondo dove prevalgono le guerre, le violenze, gli odi, i compromessi morali, siete delusi, molto delusi. Vedete il trionfo di vostri troppi nemici che vi hanno ostacolato e poi magari voluto la vostra morte, ma nel contempo so che il vostro cuore è anche felice per i tanti siciliani onesti, soprattutto dei più giovani, davvero liberi, che vogliono pace e verità. Date quindi a loro e a noi ancora più energia e convinzione per prevalere su chi non è libero, su chi non vuole la pace e la verità. Noi possiamo dirvi che ciascuno con i propri mezzi e le proprie possibilità faremo di tutti per trovarla, questa pace e questa verità. E con la verità verrà la giustizia, il vostro esempio, il vostro modello ci aiuterà per fare giustizia attraverso tutti noi. Sarà un modo di avervi sempre fra noi, perché così fra noi vi abbiamo sentito in questi 30 anni, e ancora più vi sentiremo magari da domani in poi, in un'Italia, in una Sicilia più giusta, più serena, più libera nella verità, perché la verità rende liberi. Un'Italia senza mafie e senza corruzione, per rivedervi sorridere, per rivedere sul vostro volto quel sorriso inconfondibile con il quale mi salutaste in occasione degli ultimi incontri che ho avuto con te, Giovanni, il 18 maggio, e con te, Paolo, il 15 luglio del 92. Lo stesso sorriso che avete donato a coloro che vi hanno apprezzato e vi hanno amato, i tanti dell'Italia migliore. Un forte abbraccio, Antonio. Antonio Ingroia. So quanta fatica hai fatto per leggerla. Però raccontaci questa foto, raccontaci questa foto. Beh, questa foto è una foto terribile, è quella foto che venne scattata il 23 maggio del 92, era la sera in cui uscivamo con Paolo dal pronto soccorso dell'ospedale civico, dove Paolo in particolare aveva appena salutato Giovanni Falcone negli ultimi momenti di vita prima che morisse. Cosa ti disse? Te lo ricordi? Beh, Paolo non era completamente chiuso in se stesso, non era capace di dire una parola, era letteralmente svuotato, distrutto, non disse proprio nulla. Senti, ti lascio con questa domanda che è un enigma che ho tra me e Paolo Borsellino, col quale tu hai lavorato. Lo vediamo in questa foto palmo a palmo, disse: questa terra diventerà bellissima. E poi invece Leonardo Sciascia diceva che questa terra è irredimibile. Chi c'aveva ragione dei due? Beh, Sciascia aveva una interpretazione, diciamo, illuministico-pessimistica, e ci fu anche uno scontro fra i due, ma poi si riappacificarono. Paolo credeva nell'anima
forte ed onesta dei veri siciliani, e su quella, e per quella ha sacrificato la sua vita. Senti Antonio, per troppo tempo da giovane, anzi, pardon, diversamente giovane siciliano, ho visto persone a mettersi le medagliette dell'antimafia, che ha fatto, secondo me, in questi ultimi anni, molto più danni della mafia. Beh, l'antimafia è diventata anche una moda, l'antimafia è diventata anche una stelletta, tutti hanno detto di essere antimafiosi, perfino quelli che con la mafia dietro le quinte avevano trescato fino a prima. Quelli che hanno davvero rischiato la vita li abbiamo perduti, e io credo, ho cercato nella mia lettera di dare una forte parola di speranza e di conforto, però se non parliamo a loro e parliamo a noi stessi, dobbiamo anche, se vogliamo con spietatezza, dirci che non abbiamo messo a frutto l'enorme, straordinaria eredità che questi grandi uomini ci hanno lasciato. Antonio Ingroia, grazie Antonio, Dio ti benedica, grazie mille, ciao bello mio, grazie. Beh, il festival è anche questo, il festival è anche raccontare, poi vi sarete accorti che ogni canzone che abbiamo scelto ha un tema, come la prossima che arriva. Dobbiamo diventare più ecologisti, dobbiamo amarla di più la nostra terra di Sicilia. Io mi capita quando viaggio di beccare qualche siciliano che incontro e vedo che è sempre molto educato, perché un siciliano va a Parigi a un fazzolettino ruggelato a far vedere che è pulito, e quindi cerca il cestino e dice: oh, parble, il cestino, oui. Se si trovava a Libetto e Cantiera, ma per chi? Cioè, perché? Amiamola di più questa terra. Cioè, secondo me noi che ci viviamo non ci rendiamo conto di quanto è bella. Cito ancora Pino Caruso, presidente Pino, mi sa che mi scrive un aforisma bellissimo. Sì, Pino, lo scrivi un aforisma per Scrooge, il mio festival. Scrisse così: in Sicilia c'è tutto, è il resto che manca. Andiamo avanti, torniamo alla gara. Canzone ecologista che ci riporta quelli un po' attempati, non me ne volete, indietro nel tempo, quando Adriano Celentano cantava Il ragazzo della via Gluck, ed è Salvo Palumbo, Salvo il saluto. Festival, sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Festival. Io non ho sentito l'applauso per Salvo, Ah, che bella panza. Grazie, grazie. Che sto bello. Diventando Giuseppe Castiglia. Senti, da quale quartiere di Catania arrivi tu? Librino. Che salutiamo con un applauso, perché c'è un quartiere che ci segue, peraltro. Un bacio a tutta Librino. Tutta Librino. Di Adriano Celentano, Il ragazzo della via Gluck, dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti, e con il codice 05 canta Salvo Palumbo. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Pu-
potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. E lui, mio caro amico, disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. Sentirò l'amico treno che tutti fischia così. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora quei soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, sono case su case, catrame e cemento. Là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, 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 non lasciano l'erba. Grazie, grazie a questo bellissimo orchestra. Grazie a Massimo Minutella per avermi telefonato e farmi partecipare. Grazie mille, siete fantastici. Salvo Palumbo, in arte Salvo Zauddo. Vieni. Grazie. Salvo, mettiti qua accanto a me. Eri emozionato stasera, sì, ma dillo, perché che ci sono i tuoi bimbi in sala, sì, c'è la tua signora. Sì. Allora, chiedi alla gente il voto, visto che siamo in campagna elettorale. Sì. Vai. 05, sì. Con lo 0 davanti, sì. E 5, sì, quindi 05. 0 dietro, sì, e 5, sì, davanti. Esatto. 0, no, solo 5, la signora sta votando, grazie signora. No, 05. L'ho vista, signora. Sì. Grazie. Al numero 328-644-2021. Lo volevo dire io 2021. No, vabbè, era più facile, 2021. Esatto. E poi su www.blogsicilia.it/festival abbiamo aperto una piattaforma slash. Sì. Vabbè, ci vediamo dopo allora. Aspetta, che mi vuoi dire? Vai. Io mi sono organizzato col maestro e visto che vengo da Librino e mi piace molto fare questo, maestro, mi dai il tempo? Tutti quanti con le mani? Oh, 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 oh. Voglio fare un po' lo zaurdo. Oh Sarracina, oh Sarracina, oh bello aio, no Sarracina, oh Sarracina, tutte femmine fanno amore, e belle facce, e belle cose, oh sapo fa amore, malandrino, e tintadoro, se ho guardato fanno amore. Era bionda la da sera, con un vaso e con una scusa, la roba da lì mecoro, Sarracina non si chiudò. Oh Sarracina, oh Sarracina, bello aglione, minutella, è minutella, tutte femmine fanno amorare. Grazie, un applauso forte. Salvo Palumbo. Da parte mia, le vostre mani, facciamo finta che le vostre mani sono mie, sono mie, sono mie. Sì. E fate un applauso a posto mio a Minutella, perché solo con le mie mani non ce la faccio. Quindi un applauso forte. Grazie. Grande, grazie. No? Io volevo essere al festival, sempre l'ho pensato, da quando
ho iniziato a fare Sicilia Cabaret, vedevo Lupetto, c'erano quattro gusti. Sì. Ho pensato, lo voglio fare anche io il festival, ma non mi chiamano mai. È arrivata finalmente la chiamata. L'anno scorso non sono potuto essere presente. Eri positivo al COVID, ero positivo. Quest'anno ci sono ed è un'emozione bellissima, ed è bellissimo vedere tutte queste persone qua, tutti quanti insieme. Peraltro allora, lui in questo momento mentre parliamo è secondo in classifica, sì. Quindi c'è buone possibilità. Ciao Salvo, a dopo. Grazie, a dopo. Grazie mille. Grazie ragazzi. Presidente, fatti una passeggiata, raggiungimi sul palco, dai, ti faccio dare un saluto. Intanto che il presidente mi raggiunge sul palco, io ne approfitto per chiedere un applauso a queste straordinarie luci firmate da Massimo Tomasino. E poi... io da due festival ho il mio portafortuna personale che è a teatro, si chiama Cocò e la saluto. Ciao Cocò, mi raccomando, fammi sempre fortuna. Un applauso al presidente Nello Musumeci. Ciao Nello, buonasera. Apriamo il microfono al presidente. Ciao Press. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Massimo. Allora, ti stai divertendo? Sì, tanto. Complimenti. Senti, io so che tu peraltro nei tuoi trascorsi hai, come dire, hai fatto l'anchorman in una TV. No, in TV facevo il giornalista. Ah, il giornalista. Sì, sì, sì. Invece quando avevo 15 anni mi hanno dato una batteria da pattumiera. Sì. E abbiamo organizzato un gruppo giovanile, un gruppo canoro e strumentale, i Lupetti. Io cantavo e cercavo di utilizzare le percussioni per fare un, per accompagnare. Le percussioni quelle o le percussioni quelle? No, le percussioni quelle. Ma ti va di suonarla? No, Gioia, ormai sono passati tanti anni. Che trovo nella storia che mi faceva suonare la batteria a Musumeci. Però devo dire che sono qui, lasciatemelo dire, intanto è straordinario questo pubblico. Sono qui per testimoniare a te, alla città di Palermo e a tutta l'isola, l'omaggio del governo, perché c'è tanta voglia di tornare a vivere. E ve lo dice un uomo che ha sofferto tantissimo assieme a voi in questi due anni. Sapeste quant'era difficile dover decidere se chiudere una città, se aprirla, zona gialla, zona rossa, da solo, con me stesso, con la mia coscienza di padre e di nonno. Ed è stato veramente un periodo difficile, con tanti errori certamente, ma anche con tanta voglia di salvare anche una sola vita umana. E il sistema ha retto, perché al nord erano convinti che da noi i morti li avremmo raccolti ai bordi delle strade, invece abbiamo dimostrato che il sistema sanitario, cui voglio dire grazie davvero per quello che hanno fatto tutti, medici, assistenti, paramedici, amministrativi, volontari, tutti, forze dell'ordine, siamo stati in condizione di reggere, e addirittura qualche paziente è venuto dal nord a farsi curare in Sicilia. Ricordate il bergamasco che alla fine si è fatto tatuare la Sicilia sul petto perché lì non c'erano più posti in Lombardia, lo hanno mandato con l'aereo in Sicilia. E poi se n'è tornato a casa dicendo: della Sicilia avevo un'idea diversa, adesso so di poter riferire su cosa sia questa isola e questi isolani. Sono punte di orgoglio e che fanno, devono fare onore a tutti. Ecco, quindi questa voglia di tornare, quando tu mi hai invitato a partecipare a questa serata, e credimi, avrei voluto partecipare fino all'ultimo, ma domani mattina ho un aereo alle 6:30 e non potrò restare fino alla conclusione, devo ancora completare una piccola relazione, perché col ministro Carfagna stiamo chiedendo qualche soldo in più. Buono. Per la nostra isola. Non si finisce mai di chiedere a Roma, bisogna stare sempre a pressare, perché ogni tanto Roma dimentica che la Sicilia è la più grande regione d'Italia. Quindi, però mi basta capire come funziona il festival, sei una miniera di idee, di risorse, di entusiasmo. Questo è l'ultimo. Ma come fai? Ma come fai, santo cielo? Chiedilo, non lo guardate, so. E non hai i capelli. Immaginate se avesse avuto i capelli, perché secondo la tradizione a Ercole la forza veniva dai capelli. Lui non ce li ha ed è già una straordinaria forza. E poi complimenti all'orchestra, veramente bravi tutti, anche quando improvvisati, il coro, complimenti.
questa nostra terra ha bisogno di tornare a vivere, ed è l'augurio che io posso fare a ciascuno di voi, alle vostre famiglie, anche a quelli che idealmente sono con noi presenti stasera. Stiamo tornando a riappropriarci della nostra libertà. Abbiamo aperto i giardini di Palazzo Orleans, sapete, quelli di Piazza Indipendenza, li ho trovati chiusi da 5 anni, li abbiamo riaperti dopo averli resi più organizzati, più efficienti. 350 animali ci sono all'interno, nelle, soprattutto uccelli, ma anche mammiferi, e vedo ogni mattina dalla mia stanza, dal mio studio, vedo le famiglie, sai, a spingere le carrozzine con i bambini, e la gente e sa un'ora, 2 ore, 3 ore, anche solo per consumare un panino. È una gioia straordinaria dopo tutto quello che abbiamo visto. Quindi è peggio, credo che sia passato, adesso abbiamo tutti la necessità e il diritto, dico io, di tornare a respirare. Non mi farei dire altre cose. Perché non... Grazie, Anello Musumeci, Presidente della Regione. Auguri a tutti, buona fortuna alla nostra terra. Nello Musumeci, noi andiamo avanti con la gara. Da questo momento in poi può succedere qualunque cosa. Ignazio, preparati, che già ieri sera hanno dato il meglio. Maestro Preti, sei pronto? Allora, piccolo passo indietro. Hanno partecipato a tutte e 10 le edizioni, vinte nessuna. Però, quest'anno tutti quanti noi ci siamo coalizzati per chiedere di votarli. Quindi già da adesso votate sulla fiducia il codice 06, tutti. Votate il codice 06 al 328-644-2021, ripeto, 328-644-2021. Accogliamoli ragazzi, tipo stesse uscendo, tipo chissà ci io, Ramazzotti, qualcuno importante. Gino Carista e Caterina Salemi. Festival, io sento questa ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Festival. Buonasera. E ancora mancavo cantato. Esatto. Buonasera Presidente. Gino, senti, ci avevano detto che la parrucca non te la mettevi. Mi pare il prossimo sindaco in sala, mi pare il prossimo sindaco di Palermo, mi pare. Non lo sappiamo, no, cioè siamo, non lo possiamo, vi prego, non vi mettete in difficoltà, per favore. Allora, di Albertelli Lupiac. Aspetta, deve salutare. Ah, lui deve salutare. Allora Gino, ci facciamo seri, che la gara è iniziata, facciamoci seri. Ok, pronti. Spero non dimenticarmi le parole. Ieri sera è successo. Ecco, purtroppo a me l'età. Questa canzone fu portata al successo da Wes Dorighezzi. Di Albertelli Lubiac, da Toli e Tozzi, un corpo e un'anima. Il Ghiaggi, per favore, stasera canta la buona. Cacciamo Presidente, va a fare fiore, dai. Fammi no, sorridere. Okay. Siamo pronti. Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti. Cantano o dovrebbero cantare Gino Carista e Caterina Salemi. Prego maestri. Dovrebbe. Dai Gino, dai. Dovrebbe. Che ci credi. D'accordo sì, però l'ho vista io, lei ti guardava come fossi suo e invece c'ero anch'io. Mondo, non dir così, è vero. Senti, vieni qui, così non so tenerti. Mondo, se mi stringi tu, mi sciolgo nel tuo abbraccio e i nervi non ho più. E non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme. Ci arrabbiamo poi, ci ritroviamo poi, un corpo e un'anima.
stasera noi, noi siamo più che mai un corpo e un'anima. Tu lo vuoi e stelle sul soffitto accendiamo noi e non ci lasceremo mai, abbiamo troppe cose insieme, se ci abbiamo poi ci ritroviamo noi un corpo e un'anima, le e non ci lasceremo Gino. Grazie. Carista e Caterina Salemi. Grazie a tutti. Venite qua, venite qua. Gino, mettiti accanto a me. Caterina, però cantare allora è sempre un'emozione, perché tu lo sai, io faccio un lavoro diverso, io faccio un duriello per cantare. Faccio un po' per cantare, ma io stasera ho, maestro, come andare? No, ma per rispetto suo, maestro, perché ogni volta ci faccio fare a bere. Senti, c'è Ignazio Garcia, che gli vuoi dire? Dov'è? Ignazio, maestro! Maestro! Ma lui lo sa, una volta mi ha dato 10 nel voto perché sa che io provengo dal jazz, vero? È vero, lui viene dal jazz, lui viene dal jazz. Allora, amici che ci state seguendo in diretta su Video Regione, canale 16 o 14 a seconda delle zone, amici di blogsicilia.it, delle pagine Facebook e di Radio Fantastica. Gino Carista e Caterina Salemi hanno il codice 06. Votate al 328-644-2021. Grazie, a dopo. Grazie, ciao, maestro. Grazie a te. Grazie, e Gino. Non ci lasceremo mai. Votate. Grazie, votateli, votateli, votateli. Allora, rimani ancora altri due brani, che ti faccio vedere due cose belle. Insomma, due artisti diversi, tutti e due palermitani. Uno arriva dalla scuola di Proietti, applauso alla memoria di Gigi Proietti. Artista immenso. L'altro invece arriva dalla scuola palermitano, da Cuticchio e così via. Si sono ritrovati insieme sul palco del Teatro Jolly e quando ho invitato uno dei due, quello che arriva dalla scuola di Proietti, poi capirete chi è, io ho detto, senti, lui peraltro ha fatto tutte le 10 edizioni del festival e detiene il primato perché ha vinto 2 edizioni. Ho detto, senti, vieni a cantare, mi ha detto subito sì. Poi dopo si è aggiunto lui, ecco perché dirò featuring. È il momento di Ernesto Maria Ponte, featuring Salvo Piparo. Festival, io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, se tu hai la felicità, la mia notte magica. Festival. Buonasera. Buonasera. Piparo, sei sindaco di quale città? Piccavillo io, va. Ragazzi, se stasera sbagliate a votare non succede niente, basta che non sbagliate il 12 giugno. Grazie, va la stretta di mano, grazie, va la stretta di mano, grazie, va la stretta di mano. Come chiamo Romano Fiesco? Se si scende canta con me. No, aspetta, dobbiamo fare la prova di ieri sera. Ah, certo. Piparo, sei pronto? Aspetta che Ponte deve accordare gli strumenti. Ho problemi di memoria. Io. Pronti? Ah, sì, pronti? Fai la prova, aspetta, vai. Abbasso a lei. Non te regge più. Asap, pronto. Di Rino Gaetano, non te regge più. Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti e con il codice 707 cantano Ernesto Maria Ponte Carmela, direbbe Gino, e Salvo Piparo, applauso.
Qua siamo. Abbasso la le, non te leggo più. Abbasso le con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità, non te leggo più. La verginità, non te leggo più. La sposa in bianco e il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, l'ave di polli, non te leggo più. Super pensioni, non te leggo più. La degli stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, le aziende politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, pillole blu, energie blu, rock e blu, che più. Più. Fratelli d'Italia, non te reggo più. Lega non lega, non te reggo più. PD, PD, 5 Stelle, Forza Italia, Italia viva Berlusconi, non te reggo più. Renzi, Letta, Giorgia, Meloni, Di Maio, Calenda, Grillo, Salvini, Trisla, Bonuccio, che passa Chiellini, e la Macedonia che fotte a Mancini, non te reggo più. Roma, non te reggo più. Vespa, non te reggo più. Feltri, Sgarbi, Gerry Scotti, Conti, Bononi, La De Filippi, Maurizio Costanzo, Carluccio, Fazio, Ciletti, Grande Fratello, Isola dei Famosi, Domenica Istici, La Notizia, Casa Minutella, Sto Cazzi, Sanremo. Immunità parlamentare, non te reggo più. Abbasso e Ale, un maferuccio. Il numero 5 sta in panchina, si è alzato col Covid stamattina, mi sia consentito dire, non te reggo più. No. Il nostro è un partito serio, certo, disponibile al confronto nella misura in cui alternativo, come no, arena ad ogni compromesso, altro che pro del sesso è tutto un gesto. Ci sarà un ares, ci sarà un ares. Se quest'estate andremo al mare, solo i soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che la comica ci porti via, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Domani più. Dove sei tu? Io voglio tu, soltanto tu, soltanto tu. Non te reggo più. C'è un maferuccio, il 68, un maferuccio, successo 48, con le P38, e poi il sessismo, politicamente corretto, ma il politico è corrotto, caffè ristretto corretto, porto belle illusioni, porta via tanti milioni, mentre il popolo si gratta, a dama c'è chi fa la patta, a sette mezzo c'ho la matta. Vedo tanta gente che non c'ha l'acqua corrente e non c'ha niente, ma che me sento, ma che me sento. E allora amore io ti amo, che bella sei, ci giurere la libertà, che bello è meglio lei, che bella sei, ci giurere tu cazzo sei, è meglio lei, che bella sei, ci giurere, ci giurere. Non te ne che chi un maferucchio, un maferucchio. The dog is dead, morì un cane. Grazie! Problemi di memoria, scusate i problemi di memoria. Mica, io andrei sull'ultimo che chiudo.
Gracias, gracias mucho per... Senti, però ti do la possibilità di dire: "E musumeci, non te regge che lo vuoi fare?" No, lo volevo dire, se mica, ma io e campare ancora a terra per una mozzinata. No? Presidente, nel senso che si capisce. Vabbè, però dai, era per giocare. Però c'è caldo. Ignazio Garcia, meno male che c'è. Però c'è caldo. Meno male che c'è. Però c'è caldo, appena hai detto musumeci, non lo possiamo dire. Non lo possiamo dire che c'è la galla a 7 No! Allora, se anche poi c'è una parco di vi prego, mi mettete in difficoltà. Sappiamo allora, che hai fatto l'accordo con Miceli oggi. Dai, per favore, raga, dai. Ma senti, sei preso tutti i caffè con basta. Ma se ne sei pure un Fernandelli. Ma io no, allora. Ma t'hanno visto con lo lupo orrando che ci diceva ma parli storia di Mutri Reciani. Basta. Ma io allora, la posso raccontare una cosa di Lio Luca Orlando che è uscente? No, ragazzi, per favore, facete proprio scarupa. Ma perché si candida Orlando? No. Mi saranno una cotendata. No, fermi. Basta, va, mi prendi. Ho capito, già, va nega. Spogliato. Allora, aspetta. Intanto volevo fare i complimenti alle vostre t-shirt. Vediamo, dalla a me questo, te lo reggo io così ti spogli. Scusami, questo vai. Te lo volevo dare. Noi volevamo... Vai, un po' di caldo. Allora, siccome ieri siamo arrivati undicesimi su 15 e da quando faccio questo festival non mi è mai successo e io sono veramente arrabbiato insieme al mio amico Piparo che giustamente la prima volta non è che mi puoi tastare a tasto. No. Allora volevo dire semplicemente a tutti, a tutto il popolo siciliano che non ci ha votato, vorrei fare quello che vorrebbe fare un politico quando non viene votato, perché un politico quando non viene votato ha una parola da dire ai suoi non elettori. E ve la diciamo subito. Ernesto Maria Ponte e Salvo Piparo. Applauso. Nuovamente. Io vi giuro che non lo sapevo. Ve lo giuro. Giuro solennemente che non avevo la più pallida idea che avessero solo mortificato. Però il bello dell'arte è anche questo, no? Il bello, grazie. Fate un applauso a Danilo Pasca e a tutti i ragazzi che lavorano dietro le quinte. Danilo, aspetta. Vieni bello mio, che ti levo Berlusconi e Salvini in capopalco, avessimo a fare danno. Allora, come dicevo prima, stiamo supportando e promuovendo i generi, le nostre materie prime, limoni, aranci, melograni, e che faremo diventare granite, e ci vediamo la seconda clip grazie all'assessorato regionale e alle attività produttive. Eccole qua. Ringrazio l'assessore regionale Girolamo Turano, al quale tributiamo un applauso perché grazie a lui siamo riusciti a trovare questo contributo per fare questa serata. Allora, invito sul palco un artista palermitano con una voce pazzesca, si chiama Antonino Di Marco, lo accogliamo con un applauso e non so da dove arriva. Vieni Antonino, arriva. Festival, io sento questa musica, ci prende l'anima. Allora, vieni Antonino, ci facciamo seri qualche secondo, perché questo festival è un gioco, ve ne sarete accorti, per quanto c'è la competizione, perché là dietro tutti a dire vota. Allora, veniamo da un periodo tremendo, che è quello del lockdown, ce lo raccontava prima il Presidente, abbiamo visto troppa gente andarsene via per colpa di un virus che non abbiamo visto. Mi colpì una volta in una puntata di Casa Minutella, festeggiavamo una signora che proprio in pieno lockdown compiva 100 anni, e nella piena lucidità mi disse, dice, io a guerra vitti che miei occhi, ma noi tu sappiamo con chi eravamo in guerra, ca io sto virus manco saccio chi è. Mi colpiva questa cosa. E finisce la pandemia e comincia la guerra. Ci siamo mai ricordati di essere umani? Ce lo ricordiamo stasera, prego. Whoa, 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 whoa,
gente ti giudica per quale immagine hai. Vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando piangi in silenzio, scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani. Oh, oh, oh. Mano e rialzati, devi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti uguale a te. Ma che splendore che sei nella tua fragilità. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani. Oh, 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 essere umani. Oh, l'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. 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 Credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di esseri umani. Coraggio, coraggio di essere umani. Ricordiamoci di essere umani, dalle cose più piccole alle cose più grandi. Ricordiamoci di essere umani quando abbiamo tradito un amico. Costa niente chiedere scusa e fare pace. Ricordiamoci di essere umani quando vediamo qualcuno in difficoltà, tendiamo la mano, che ci costa. Ricordiamoci di essere umani quando abbiamo in famiglia qualcuno con cui non parliamo. Ricordiamoci di essere umani quando nel nostro stesso condominio sappiamo che c'è qualcuno in difficoltà e non lo aiutiamo. Ricordiamoci di essere umani sempre, perché non c'è niente di più bello che essere umani. Perché io e i miei amici artisti che stasera giocano con me, con questa piccola fiaccola insieme alle vostre, abbiamo deciso che dobbiamo credere di essere umani. Credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno il coraggio, coraggio di essere umani. Oh. Viva la pace! Antonino Di Marco e tutto il cast del Festival 2022. Grazie ragazzi, grazie. Uscite da dove vi pare. Io non ho sentito l'applauso per questi artisti pazzeschi. Esseri umani, ma chi ci vuole essere umani?
Che ci vuole? Non ci vuole niente. L'amore, l'abbiamo detto. L'amore vince, vince, vincerà. Maestro, glielo ricordiamo. L'amore, amore, vince, vince, vincerà. Ragazzi, l'amore... No, dal rito, dallo sta. L'amore, amore... L'amore, amore, amore, vinto, vince, vince. L'amore vince sempre. L'amore, amore, cioè non è una squadra che perde vince, tipo vince, l'Inter, Palermo, Juventus. L'amore vince sempre. Vince, punto esclamativo. Vincerà. Grazie. Torniamo alla gara. Lo so che questo piace al mio amico presidente. Allora, ottavo artista in gara, si chiama Stefano Piazza e lo cogliamo con un applauso. Stefano! Io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Festival. Ciao Stefano. Ciao, buonasera. Di Lucio Dalla, applauso alla memoria del grande Lucio Dalla. Baldazzi, Bardotti e Ron, c'è l'ammare, Rosalino, c'è l'ammare, Piazza Grande, dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti e con il codice 08 canta Stefano Piazza. Pagano il mio pranzo, non ce n'è sulle panchine in Piazza Grande, ma quando ho fame di mercanti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me innamorati in Piazza Grande dei loro guai, dei loro amori, tutto so sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è Piazza Grande. A chi mi crede prendo amore, amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in Piazza Grande. E meno male che ai briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di sognare anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai, mai. A modo mio quel che sono l'ho voluto anch'io. Lenzuola bianche per coprirci non ne ho, sotto le stelle in Piazza Grande. E se la vita non ha sogni io li ho e te li do. E se non ci sarà più gente intorno a me voglio morire in Piazza Grande. Tra i gatti che non hanno padroni come me. Bombo di piti bom 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 di piti bom 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 di piti bom 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 di piti 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 bom bom. Bombo di piti bom 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 di piti bom 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 di piti bom bom. Mi di bappe, mi di bappe, mi di bappe, 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 bappe. Attorno a me.
Codice 08, Stefano Piazza, con Piazza Grande. Vieni Stefano, allora, ieri abbiamo rotto il ghiaccio, com'è andata stasera? Allora Massimo, è andata bene, ma io devo raccontare una cosa. Vai. Ieri sera io ho sbagliato il numero di telefono per farmi votare. Quindi sono arrivato decimo in classifica, ma nessuno di quelli che io avevo indicato di votarmi mi ha votato, perché in realtà ho dato un altro numero di telefono, ho sbagliato numero. Ora io immagino questa persona che per tutta la sera ha ricevuto dei messaggi che avrà detto: ma chi può dire 0202 0202? Cioè, credimi che io lo chiamerei al telefono per sapere. Povero, allora se ci stai seguendo da casa era per votare Stefano Piazza, quindi quelli di ieri sera per fuori riportali a casa. O oh, se ci fa sapere quanti me ne sono arrivati. Così, esatto, per così, cronaca, insomma, non per altro. Così casuali. Stasera è 08 il... 08 al 328 644 2021. L'ho imparato a memoria perché ieri l'ho sbagliato. Oh, su blogsicilia.it/festival Stefano Piazza, grazie. Grazie. A dopo. Mi accompagna da 10 anni, non si è mai fermato un attimo e mi supporta e supporta questa manifestazione proprio appunto da 10 anni, ed è il centro commerciale La Torre che vediamo alle mie spalle. Lo ringrazio davvero di cuore perché il suo sostegno è fondamentale per poter fare tutto questo, che credetemi è un lavoro pazzesco. Voi ci venite vassittati a caccia di travagliari, e grazie quindi a Tommaso Brunetti che saluto e abbraccio fortemente. Io non ho sentito l'applauso perché sempre quello sminzigliato. Oh, allora, adesso può succedere qualunque altra cosa, vabbè, dico solo i due nomi e poi capirete. Il momento di Carlo Canebba e Giovanna D'Angi. Festival, io sento questa musica, ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Festival. Per favore, fate un applauso prima che poi combiniamo minchiate, fammi un applauso. Non puoi ancora mettere una parola, le mani avanti. Ma per capire, questo è il pigiama con cui vai a letto? Dispiace, eh? Sì. No, è molto bello. Sarà felice il tuo... A letto con tua... stile, sempre. Io non ho mai capito se devo dire il tuo o la tua compagna, compagno, vabbè, poco importa. Era per capire, non volevo entrare nella tua privacy, era... Ma non è questione di privacy. No, però è bello, però è bello. Fate un applauso, guardate le teste di Moro sulle... è proprio bello. Vabbè. Come state? Siete stanchi? Ah, anche perché ancora... Ancora. Ancora, guarda, se vi va di culo ci sono altre 3 ore di spettacolo. Tre ore ce la fa? No, il presidente va via prima, l'ha detto. Ti si posso è fare un caffè? Ah, se ne stai chiedendo prima? Trovo, sì, devo andare prima a lavorare. Fammi cantare e poi te ne vai, va bene? No, presidente, vuoi un consiglio? Vado in ora. No! Non lo farebbe mai. Va bene. Direttore Dito nella Piaga Casagni. Ventura Castroni. Chimica. English version. Ah, English... Ma quando mai? Ah, sì, cioè... Ma perché tanto quello? Tu dillo. No, tanto allora lo spiego per chi non lo sa. Allora, English version, perché ad un certo punto Ed non si ricorda le parole, inventa. Quindi lui, potete capire quello che... Vabbè, comunque. Chimica, codice 09, dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti. E quindi ci sentiamo Carlo Canebba e Giovanna D'Angi. Prego, maestri. Non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente. E non mi servono parole per un poco di piacere solamente. Una questione di chimica, 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 è una questione di chimica, 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 chimica. E non c'è dove pure quando sono fango ed un impianto travolgente. E non c'è domani oppure oggi se rimango vengo ripetutamente. Ripetutamente. E non mi importa del pudore delle suore, me ne sbatto totalmente. E non mi fare la morale che alla fine se Dio vuole solamente una questione di chimica, 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 è una questione di chimica, 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 chimica.
sodio pure zinco e solo marmo bianco e muscoli bollenti. E non c'è podio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi. E non mi serve una Ferrari, solo mare a fare i vari affari spenti. E non contano gli affari perché tanto sono poi insufficienti. È una questione di trovare quello giusto. Credici. Quello che guardi per un po'. Ah, 100 anni che aspetto. Solo un po', il mondo fuori è un ricordo e alla fine sono gli occhi nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia in calza e credi di più di così, è solo una questione di tutti. Chimica, 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 è una questione di chimica, 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 tutti. Carlo Canebba e Giovanna Dangi. L'ho fatta in italiano. Yeah. Carlo Canebba. Oh. Sei il mio orgoglio, sei. Stai pure. Oh, fategli un applauso, sono stati bomba, eh? Che forti. Grazie. Senti Carlo, com'è andato questo festival? Bene. Ti sei scialato? Siamo pochi acqua. Ora dietro le quinte trovi un bello frugione. È andata benissimo. Sì. Siamo sempre strafelici. Sono felice che il primo che chiama sono io, magari che sono più scasso, però il primo che chiama sono io. Abbiamo un'amicizia meravigliosa e ti voglio bene tanto. Dai. Io però... È una questione di... Muoviti, un giunato! Tutti! Chimica! Chimica, è una questione di chimica, 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 chimica, è una questione di Carlo Canebba e Giovanna Dangi, codice 10, se volete votare al 328-644-2021. Bravo, però 09. Io... 09, stasera è 09 davvero. Ah, 09, chiedo. 09. Io devo spezzare un'arancia nei confronti di Carlo. Cioè? Perché, ragazzi, Carlo canta davvero, sa cantare, qui fa solo farsa, giuro. Lui qua fa finta di non saper cantare. Carlo, dimostraglielo. Dai, dimostralo, dai. Volevo stare un po' da solo per pensare un poco a te. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. Continua tu. Questa tonalità. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Vorrei una voce. Prendi questa. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che ma quanto ti amo, la mia bambina Giovanna Dangi. Grazie. E Carlo Canebba, buon divertimento, a dopo ragazzi. Ci colleghiamo con il backstage velocemente, prego Fabio, vai. Eccomi qua, alcuni altarini li vogliamo svelare. Questo è il giornale di Ernesto Maria Ponte,
come dice Salvo, non è lui a dimenticare le parole, ma è Ernesto. Cioè, il testo della canzone è qua, praticamente. Ma è sputtanamento? È una questione di sputtanamento. Ah, quindi in atto io... una macchina del fango contro il duo Ponte Piparo. Sì, sì, questo secondo me vi farà perdere qualche voto. Stasera. Noi ci volevamo scusare con, veramente col pubblico, se girandoci poco fa nell'uscita non abbiamo fatto leggere bene quello che c'era scritto. E invece un altro scoop, Gino. Gino, scusa, prima Stefano diceva che ha sbagliato il numero di telefonino. Chi? Chi? Stefano Piazza. Ha sbagliato? Vabbè, a favore di chi? Non era il tuo. Ah, dato il mio... Ieri mi hai detto che hai ricevuto un sacco di 0202. Ha dato il mio numero di telefono. Ha dato, Stefano, era il suo numero. Allora, lo ridiamo in diretta, il numero di telefono di Gino Carista è il 328-744-5921. Chiamatelo. Io ho un modo per rubare i voti a Carista. Mi metta la parrucca sua. Amone, E intanto lui ci tiene alla parrucca. C'è anche Eliana. Scusate, io ho un problema. Avete visto la Rizzi? No, la Rizzi, Massimiliano, un salutino così, perché qui nel backstage ci vengono a trovare un sacco Massimo, di persone. Scusami, ho trovato un'altra Rizzi. Va bene per stasera, per la gara? No, lui va no. Beh. Però lo salutiamo con un applauso perché è un artista, ciao, un performer pazzesco. Grazie, ciao Massimiliano. Grazie. E anche alla sorellina. Ci ha preparati lui, eh? E Massimo, com'è andata a preparare Eliana e Monia? Guarda, è stata veramente un'esperienza, diciamo, catartica. No, sono state bravissime, sono veramente molto divertenti, a parte che la loro tara è quella di essere due bellezze proprio infinite. Fategli un applauso per fargli una bellezza. E comunque l'applauso va a te, perché questo festival è la prima volta che lo vedo, è una meraviglia, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Grazie, peccato Massimilia. Non posso inquadrarti Carlo Canebba che no fa... lascia perdere Gianna Paistò sul descrivilo, palco descrivi niente, uno guarda Carlo Banelli e diventa buddista, esatto. Vabbè, grazie, ci vediamo dopo allora. Noi continuiamo a fare un po' di ringraziamenti perché questa è l'ultima serata di queste due serate, ieri sera e stasera. Ringrazio DJ Time che si trova a Palermo, un'azienda che ci ha dato la possibilità di poter avere parte di questo allestimento. Lo salutiamo e lo ringraziamo con un applauso perché guardate che splendore, eh? Grazie. Andiamo avanti con la gara. Artista numero 11, sono quattro, i quattro gusti. Festival, io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival, sento la mia felicità, la mia notte magica. Festival. Danilo, ti sono caduti degli occhiali di là. Ah! Li stiamo distribuendo. Distribuiamo occhiali, ma pure io li voglio. Tieni. Ma io volevo dargli. Dov'è il presidente? Il presidente è andato via. Però glieli diamo a Ignazio Garcia. Dacillo presidente. Dov'è Ignazio? Ignazio. Tienes la lunetas. Chi è che. Ma qua li dovete mettere, Li dovete mettere. Un IOQ, Li dovete mettere. Oh, fantastico. Ce ne sono tre a terra, Danilo. Ce ne sono lì a terra, come? Vedi? Te li stavi pistando sotto i piedi. Te li stavi pistando sotto i piedi, Allora, prendiamo gli occhiali e chi li ha presi li indossi, per favore. Bravo. Allora, bravo. Perfetto, prendiamo posto Danilo. Dani, ma quanto una catastrofe. Ciao Massimo, noi non ci siamo visti. Ora capisco come si sentono i politici. Dai Danilo, vieni qua. Allora, prendiamo possesso. Io però vi devo chiedere una cortesia stasera. Dimmi. Che ieri sera mi hanno rimproverato che non ho fatto il richiamo delle quattro signore. Ma tu lo sai che questi occhiali sono un po' da curtighiare perché sono dietro le persiane. Esatto, allora mi pare perfetto. Allora, impostazione da curtighiare, per favore. La curtighiare. Curtighiare come così? Così. Allora, le curtighiare, prego. Un saluto, un richiamo. Tornina, buongiorno. Buongiorno, Pina. Uveliano. Avete anche il caro Uveliano. Ma cucù ce l'hai? Ce l'hai chi ti fanno ammazzare i succi. E cao Golden, siamo chini. Totina. Chi è? Ieri sera con mio marito. Che c'è? Ma tu l'hai provato mai l'orgasmo?
No, veramente mi ho trovato sempre buona con Dash. A modernità, ah, ma bella verità! I quattro gusti. Allora, vabbè. Oh, non si vede niente. Non si vede niente. Ragazzi, vi giuro, non si vede niente. Però siete bellissimi. Bello. Allora, bello. Proviamoci. Proviamo. Collegamento backstage. Ah, no, questo l'ho letto. Allora, dai, che non si vede un cazzo. Allora, Minutella presenta i quattro. Allora, questo l'ho fatto. Ah, di D'Amico Fazio Roberts, dove si balla? Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Barbagianni. Non leggo niente, ma come lo ricordo. Preiti. E con il codice 11 cantano i quattro gusti. Ragazzi, chi non balla, gli ritorna la pandemia. Vabbè, Romano Cioni, ci dai, assettate qua, stai tranquillo, dai. Un tuo taleare. Mi piace la musica dance, che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace, anche se non ci sei più. Sei più! Mi piace perché sai di te, di quando ballavi per strada. E mi piace, mi piace, mi piace, anche se non ci sei più. Sei più! Ultimamente dormo sempre anche se non sogno, senza like, con il file sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Tutti! Dove si balla, fottitene, balla, tra i rotali balla, per restare a galla, negli incubi del Mediterraneo, che brutta fine, le cartoline, la nostra storia che va a farsi benedire, ma va a capire perché si vive se non si balla. Dai, metti la musica adesso, che tremano i vetri di casa, che la sente, la sente, la sente, anche un parente di giù. Ciao zio Pino! Tanto domani non lavoro e dormo tutto il giorno. Ciao, che fai? Quando stai qua a Milano? Che se ci scopre poi sei un uomo morto. Sono d'accordo, noi glielo diciamo. Dove si va? Col mio cane, ma c'ho bel legame. E sto già vedendo una, solo già tre stelle. Però la mangiamo assieme, però farete bene. Non si può fare la storia se ti manca il cibo. Lui ci ha levato tutto tranne l'appetito. Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa papparara, parara, pa, pa, tutti, papparara, parara, pa, pa. I quattro gusti! Che belli! Che belli! Che belli! Che belli! Che belli! C'è stato proprio uno spot! Picciò, ho un desiderio, la posso dire una cosa? Che cosa devi dire? Ma di quello che vuoi! Posso dire una... Dove si balla, fottitene palla! Grazie.
Siamo ritornati alla normalità! Ah, allora dove sei Andrea? Non si vede niente, non si allora, vede ricomponiamoci. Niente. Ricomponiamoci. Il codice è l'11. Se volete votare i miei amici quattro gusti, 328-644-2021. Grazie a Danilo Lo Cicero, Domenico Fiazio, Totò Ferraro e Giuseppe Staccampiano. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao ragazzi! Codice 11! Dove si? Allora, un po' di ringraziamenti, visto che l'ultima serata ci saranno altre 3 ore e 20 di spettacolo, quindi no, scherzi a parte, ci avviamo alla fine. E grazie di cuore. Io faccio i ringraziamenti e poi li fate un applauso alla fine, quindi non... Grazie di cuore a 2 persone, anzi 3 persone che cito adesso. Uno si chiama Matteo Culotte, ed è il nostro direttore di produzione, che con lui, lo fateli alla fine, poi facciamo uno per tutti. Matteo Culotte, senza il quale io non potrei fare tutto quello che sto facendo. E alla sua signora Nadia Zennelli. Grazie a Mario Fundarotto che si è preso cura della Lab Orchestra e della produzione esecutiva della parte musicale. Grazie a Massimo Tomasino che ha disegnato queste luci con un amore come se fosse uno dei suoi tanti concerti. Grazie Max, Dio ti benedica. Fermi, li facciamo alla fine. Grazie a Salvo Lovecchio, ai suoni, in TV, sui social, si sente benissimo grazie a lui. Grazie a Federico Randisi che vi sta facendo sentire in sala questi suoni pazzeschi. Grazie a Emanuele Cammarata, a Federico Del Popolo, grazie al mio amico Tomarchio Giovanni che con questo braccio sta facendo diventare questo teatro bellissimo. Grazie al Teatro Golden, a Simonette, ad Alessio, ad Alessandro, insomma Nangano che ci ha ospitati anche quest'anno. E grazie a Claudia perché se stasera sono su questo palco è grazie a lei. Grazie. Dodicesimo artista in gara, sono una coppia, Chris Clun e Simone Enrico Bono, li accogliamo con un applauso. Festival, io sento questa musica, tu ci prende l'anima. Festival, sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Festival. Mentre vi parlo, questi due signori sono primi in classifica. E la domanda è come mai, Ignazio, ora tu li sentirai cantare e le cose sono due. O tu ripudi la musica per sempre. O ripudi la musica per sempre. Esatto, non ci sono alternative. No, non è vero, sto scherzando. Di Mahmood, Fabbriconi, Zocca, brividi e vi verranno, ve lo garantisco. Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti. Grazie mamma. Con il codice 12 cantano Chris Clun e Simone Riccobono, dateci dentro. Ho sognato di volare con te su una bici di diamanti. Mi hai detto sei cambiato, non vedo più la luce nei tuoi occhi. La tua paura cos'è? Un mare dove non tocchi mai, anche se stesso non è la via di fuga dal fondo. Dai, non scappare da qui, non lasciarmi così. Nudo con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei per andar via, accetterei anche una bugia, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi, brividi. E mi svegli il mattino tu, e sporchi il letto di vino tu, e mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera. E tu sei il contrario di un angelo, e tu sei come un pugile all'angolo, e tu scappi da qui, mi lasci nudo con i brividi, a volte non so esprimermi, e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle, e pagherei.
prova a restarti vicino, ma scusa se poi mando tutta puttane. Non so dirti ciò che provo, è un mio limite. Per un chiamo ho mischiato droghe e lacrime. Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno, io non lo voglio più addosso. Lo vedi, sono qui su una bici di diamanti, uno tra tanti. Scudo con i brividi, a volte non so esprimermi. E ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e ti vorrei rubare un cielo di perle. E pagherei per andar via, accetterei anche una bugia. E ti vorrei amare ma sbaglio sempre, Chris Clun, Simone Riccobono, Brividi, venite ragazzi. Allora, lo dico per chi non avesse seguito il festival l'anno scorso, loro hanno vinto la scorsa edizione con Zitti e Buoni, com'è? Dei Maneskin. Però vi scegliete sempre le canzoni che fanno il primo posto a Sanremo? No, non lo so il perché, chissà. Casuale. Mm. Speriamo che la stessa fortuna capiti a noi. Senti, chiedete ai vostri follower, amici, parenti di votarvi, vai. Sì, sì, anche a mia suocera soprattutto. Sì, mi ha prestato la camicia. Ah, sì? Sì, è sua. Bene, però, non è male. Mi piace? Poi te la presto. Dei gusti abbastanza discutibili, però devo dire che è molto carino. Invece la gonna è mia, la uso... La gonna è tua? Tu vai, sì, in giro così solitamente? Sì, perché non sono tipo sessista, razzista, tutte le parole con ista non mi piacciono, solo una mi piace. Carista mi entra nel cuore. Gino Carista, speriamo vinca. Speriamo. Allora, votateli al 328-644-2021, blogsicilia.it/festival. So che stanno arrivando tantissimi voti, l'anno scorso 10.000, già solo ieri sera 5.000 e qualcosa, quindi siamo contenti. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, grazie orchestra, grazie a tutti. 12. Grazie. 12. Allora, un altro ringraziamento, che poi me li vado dimenticando. C'è un ragazzo che ho conosciuto qualche anno fa ed è, diciamo, un imprenditore che gestisce il service che ha montato tutto questo. Si chiama Alessandro Aiello de Mediacom. Fategli un applauso e a tutti i suoi ragazzi. Voi non avete idea di quanta gente sta lavorando là dietro. Lo scorso anno, sotto le feste, era il 25 credo, e ero disperato. Perché era uscita la norma che la produzione doveva fare i tamponi agli artisti, io invece pensavo che l'artista doveva, invece no. E siccome questo festival si fa, come direbbe mio padre, 100 soldi per fare una lira, ero disperato, non avevo i soldi per fare i tamponi. Dico, che minchia faccio? E io crollo, perché insomma, chi mi conosce sa che crollo, mi vado in parola, dico, come cazzo faccio? Lampo di genio. Io vivo in provincia, per mia scelta personale, tra Cinisi e Terrasini, e ho coltivato un'amicizia con un medico farmacista che ha una serie di punti vendita tra Cinisi e Terrasini. L'ho chiamato il 25 di dicembre, che ci crediate o no, e mi ha risposto. Damiano, sono Massimo Minutella, guarda, sono imbarazzato. Dimmi Massimo, che posso fare? Ma farò un regalo di Natale. E c'è che fare? Mi devi regalare un po' di tamponi perché devo fare i tamponi. Non ha battuto ciglio, grazie alla farmacia Viola, che anche quest'anno partecipa, non con i tamponi, ma economicamente, quindi lo ringrazio, Damiano, Gabriele e la signora. Grazie, 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 grazie. Andiamo avanti, wow. Allora, in questo festival sono tutti amici, altrimenti non lo potrei fare. Con lui è un'amicizia che è datata e gli voglio un bene dell'animo perché i nostri genitori hanno lavorato alle Poste Italiane, anche lui ha avuto un trascorso allo sportello. Che se lui dovesse, io spero un giorno lui scriva un libro sugli aneddoti che gli sono successi dietro gli sportelli alle Poste Italiane. È appena tornato dagli States, ha registrato più di 4 milioni di contatti tra views e persone raggiunte, insomma un fenomeno. Sasà Salvaggio! Sento questa musica che ci prende l'anima, festiva. Sei tu la mia felicità, la mia notte magica, festiva. Il figliolo! Figliolo, buonasera a tutti! Salvaggio! Mi alzate il microfono! Sa. Quello l'unico che può fare sa, prova, sono io. Buonasera, buona. Come va? Sì, fammi vedere il pubblico, vediamo. Lascia stare, va, che belle. No, scherzo.
Dove state? Allora, senti, sta. Aspetta, ho ottenuto un risultato. Il Real Madrid si è qualificato per la finale di Champions League. Ah, questa è una 3-1. Ma contro chi giocava? Stasera c'è la Champions League. Tu chi sta a fare un festival giusto. Ma chi sapia io, c'è la partita della Champions League. Ecco perché ho visto molti uomini incazzati. Manchester United, Manchester City vinceva Manchester City, 1-0 all'89esimo. Sì. Pareggia, attenzione, al 90esimo del Real Madrid, dopo 1 minuto, Real Madrid supplementare, calcio di rigore e vince il Real Madrid. Bene, noi siamo contenti. Siamo contenti per Ancelotti, che è italiano, Carletto, no? Ancelotti, mitico. Senti, sai, ieri è andata bene, ha portato bene, dobbiamo rifarlo. Come a fare? Ula, che è spagnola, signora? Ula. Allora, Max, mi dà un po' di luci bianche. Senti, sul pubblico, ma c'erano i politici? Favore, aspetta, che facciamo qui? C'erano i politici prima qua? Sì, chi c'è ancora? Se ne sono andato, non ha risto nudo. Peccato. Chi ci vuole arrivare, Sasà? No, glielo volevo dire, per ora noi siamo un po' disorientati a Palermo. Perché viene un manifesto, dopo di che non c'è più. Cioè, com'è possibile? No, ma è incredibile. Aspetta, ce ne fu. No, sai ciò che è vero? Ce ne fu uno, un mese. Votami, sarò per la città. Minchia, l'ho pure io. Ora ce n'è nato, che sei a pigliare cura di noi. C'era scritto, ne avrò cura. Già ne posò. Già la cura finiva. Ecco, come cura ora? Ora non lo so, aspettiamo qualche anno. Ora vediamo che succede. Io mi segno nei cartoni, faccio i figurini. Questo ce l'ho. Aspetta, che questo mi manca. Ora vedremo se ne affaccia qualche navo. Allora, l'altra mattina mi ha mandato quello che non posso dire, mi hai fatto morire. Non dico i nomi, però sono preoccupato, capisci? Chissà che c'è. Sperisce. Allora, facciamo che... un'UA che serve. Vabbè, luce sul pull, grazie Max, fantastico. Vai, allora, Sasello, vai. Prendete un bel respiro, sapete che auguri uso, no? Porta a me, ha portato tanto, ma poi tanto a prescindere. Voi sapete che Adriano Celentano, cioè non è che ha tanto per dire in un suo disco che si chiama, nell'LP che si chiama Io non so parlare d'amore, che era quello famoso che ha fatto, io non so parlare d'amore, l'emozione non ha voce. Sei maestro, a ieri però questa discussione. Aspetta. Io non so parlare d'amore, minchia mare siamo maestro. Dobbiamo scendere. Io non so parlare d'amore. Ora troppo basso. Vabbè, fottetini, my friend. Vabbè, comunque tutta questa fissaria per dire che Celentano. Aspetta. C'è questo brano che si chiama Dov'è la direzione? E il brano comincia così. Uguale. E comincia a fare. Dimmi dov'è la direzione. Io so, ma può essere magari chi so fa. Che domina. No. Uno se lo chiede, Festival di Sanremo, incontro Claudio Amori, mi ferma, dice Adriano ti stima, io già ci ho detto, ci ha messo addirittura qua nel disco, me l'ha passato al telefono, allora faceva francamente me ne infischio, e lui, questa sei forte, fai, insomma perciò per me è stata una grande soddisfazione che Adriano Celentano abbia fatto. Ora ve lo faccio fare a tutti insieme, dai, al mio tre. Come si fa, Ugo? Un bel respiro. No, si affuga su, fa mentre respira. Si affuga. Bel respiro. Poi una schioppettata. Vedi, diaframmare. Fatelo tutti insieme, mi raccomando, chi non fa... Un annetto e mezzo di disgrazia, minimo. Vabbè, minchiato. Al mio tre. Uno, vedi? Questo tossisce perché evita di espettora, capito? Longevitare ci fa. Ci mettono. Abbaia. Questo mi pareva. Un chihuahua mi mai. A mossa. Ma dove lo pigliate questo pubblico? Lo chiedo, è pagante o l'ho andato a prendere a casa apposta? Dico no, ve lo chiedo, va, non è che... Abbiamo aperto... Vabbè, lasciamo aperto, vai! Figliolo. Allora, prego. Uno. Urico io, con calma. Avete premura? Due.
e tre. Sasà Salvaggio. Ammonia, cantiamo, dai. Di Giovanotti, apri tutte le porte, dirige il maestro Giuseppe Periti e con il codice 13, bel numero 13, compà, canta Sasà Salvaggio. Sì, facciamo giri, c'è infatti stasera. Ammonia, attacca Baxiano. Io cambio le parole. A forza di credere che il pane basterà, sto mangiando io e lui resta. Devo trascinare presto fuori di qua dai miei pensieri fissi per la pasta. Fare qualcosa, opporvi all'inerzia, alla scamorza che rammollisce la ricotta da dentro, mantenendo rigida la scorza. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un corpo nuovo, e se funziona o no, non lo so, forse sì, forse no, vai così, vai così. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte. Bestia, una mangiata che lentamente ingrassa tutto quanto fino a prendere un bicchiere e non riesci più a digerire. E ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, lo esplorerò partendo da ora e da qui. Fai così, fai così, fai così, fai così. Wow. Stai andando forte, apri tutte le porte, gioca tutte le carte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. E quando il sale non c'è, la pasta non sa granché, se tu l'assaggi una volta mi basta per ore. E quando il sale fa via ti chiedo un poco a tua zia, sento tornare il sapore, sapore, sapore. Stai andando forte, fai entrare il sole. Stai andando forte, apri tutte le porte, causa tutte le scorte, fai entrare il sole, il sole, il sole, il sole, il sole, il sole. Sasà Salvaggio. Come fu? Come è andata? Sì. Bello? Beh, all'inizio fece un po' coccata. A forza di credere che il pane... Ma la fai solo strumentale con la... come si chiama? Ah no, c'è il cipozzoli, disse cose. Sì, vai, certo. Puoi fare quello che vuoi. Oggi devi tassare fermo, ok? Non solo a piano e voce. Piano e voce. Piano. Chi sta facendo? Ok, va. Ah, seria? Ah, facciamo una triste, dai. Tipo napoletana. Una voletà, che ci vuole la tangente. E quando? No, a forza, l'inizio. A forza di credere che il pane basterà, sto mangiando io e lui resta. Dai miei pensieri fissi per la pasta, fare qualcosa,
oppormi all'inerzia. Basta, ci potevo rompere i cugini. Beh, insomma, anche così non era male. È giusto. Fate un applauso a Sasa Salvaggio. Grazie, che ha il 1213 al 328 644 2021. Ci vediamo dopo, figliolo. Figliolo, allora, figliolo. Andiamo avanti. Andiamo per l'ultima volta al backstage e così salutiamo Fabio Pellerito. Backstage, prego. Sempre prontissimi dal backstage, anzi, eccoti, dalla retrobottega. Come? Apri tutte le porte, stai andando forte. Apri tutte le porte. A proposito, Morandi, com'è andata? Festival, com'è andata? Ma sono contento di essere qui, mi è piaciuta tanto la canzone che ha fatto il mio amico Sasà, per il quale ho scritto una canzone inedita che fa così: Sasà Salvaggio, stasera sono aperte. Ciao Sasà, sei forte, ciao. Sasà, anche Danilo dei Quattro Gusti. Com'è andata, Danilo? Ma io ho un'ernia, un nervo sciatico che mi stanno ammazzando e quindi... Devi parlare in italiano. Lo dice in tutte le circostanze ogni pizzullo. Ma ancora chi sia non ce l'aveva detto. Ah, ancora le persone non lo sanno. Un'ernia, sciara. Totò. Va a finire. Danilo, allora, puoi dare il microfono a Totò un attimo? Per devo favore. Dare il microfono a Totò? Sì, per favore. Totò, per favore. Che c'è? Me la chiami a Mimma? Che c'è? Cosa? Chiamaci Mimma, Mimma. Mimma! Arrangiata ricane, che c'è? Vabbè, niente, questa era una cosa che questa è una cosa non che andava fa fatta questa, quindi no, mi piace troppo. Ma io mi vergogno di questa cosa. Vabbè, ti do di nuovo qua. Fabio, bello, sì, allora sì. Intanto grazie per il prezioso contributo dei collegamenti al backstage. Grazie a te. E grazie per aver giocato con me in queste due serate. E speriamo di vederci presto. Certamente, è stato per me un onore e un piacere, quindi non ti dico alla prossima, ma vedremo. Ciao. Ci vediamo. Grazie a Fabio Pellerito, a tutto il backstage. Ultimo ma non ultimo, arriva da Catania, è un altro di quei miei amici storici a cui voglio un bene dell'anima e vabbè, ve lo presento, Giuseppe Castiglia. Festival. Com'è Giuseppe? Alla grande, buonasera. Alla Catalla, amico mio. Alla Catalla, sì, potremmo dirlo. Tu com'è? Bene. Mia stamattina ne fece scandare, porca miseria. Tutto bene, tutto bene. Sì, manca lo spettacolo poi ti fa riprendere, capito? Viene l'adrenalina. Come no, io non venivo a quiccare. No, si scherza. Di Detto Mariano, Ignazio, sì. Detto Mariano, compositore pazzesco. Vi faccio sentire una bellissima interpretazione dell'Immensità, nella versione Don Bacchio o Dorelli? Dorelli. Di Dorelli. Dorelli. Dirige l'orchestra il maestro Giuseppe Preiti. Eccolo. E con il codice 14 canta Giuseppe Castiglia. Grazie. Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno lo saprò d'essere un piccolo pensiero,
la più grande immensità di quel cielo. Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Sempre solo non sarò. Un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Grandi. Giuseppe Castiglia, grande orchestra, grazie. Peppe. Vieni Peppe, mettiti qui accanto a me. Senti, una veloce, Giuseppe, lo sai che io mi scialo. Sì, per forza. Neri? No. Come no? Io ci chiudono tutto. Sean Connery, l'attore, è morto. Sì, cioè... Allora raccontiamo un altro. No, ti prego. Sean Connery, non si può raccontare. No, ti prego, perché Danilo già è morto. Vabbè. Okay, allora, no, allora... Saro Falsaperla, 101 anni, sì. 101 anni, quasi sul letto di morte, mi stamanno a chiamare un parrino, il prete, dice padre, mi devo confessare, 101 anni, ho un peso sulla coscienza da oltre 80 anni, dice che è successo? Che è successo padre? Io durante la guerra ci ho ospitato in casa mia, l'ho nascosto, un ebreo. E allora, hai fatto benissimo, no? Anzi, hai salvato una vita umana e quindi hai fatto quello che dovevi. Colette, non te ne andare, aspetta, vai. Hai fatto quello che dovevi. Sì. Hai salvato una vita, come dice il detto, chi salva una vita salva il mondo intero. No, dice padre, ma non è chi il suo problema. Cioè allora che c'è? Il suo problema è che io per fare questa cosa ho preteso dei soldi. Cioè vabbè, sei stato venale, però il contesto era quello, il momento era quello, hai salvato una vita. Chi salva una vita salva il mondo intero. No, dice padre, ma il problema non è chisso. Cioè qual è? Cioè, ma io, secondo lei, hai chisto che la guerra finiva, ce l'hai a dire oppure no? Giuseppe Castiglia, grazie. Ci vediamo dopo. Ciao, a dopo. Grande Peppuccio. Allora... E volevo ringraziare un altro amico, si chiama Alessandro, ha un'azienda molto importante a Palermo perché è un rivenditore esclusivo di Carlo Pignatelli, che è l'abito che indosso. Onestamente dice, non faccia mai figura. Minchia, sembra. Grazie Andrea. Allora no, scherzi a parte, è un periodo in cui ci si prepara per le cerimonie, sarete felici di ricevere le partecipazioni di matrimonio. Esatto, però quindi vabbè, ci sono abiti da uomo, abito da sposa, abiti per le cerimonie, e ringrazio davvero di cuore Alessandro che è lì in fondo per avermi vestito, e ringrazio Colette Sposi, grazie, guardate che bello. Cioè poi a me la vita l'abito Pignatelli non me lo sarei mai comprato e Alessandro mi ha dato l'opportunità, grazie Colette, andate in Viale Strasburgo a Palermo. Allora chiudiamo, ultime due artiste in gara, poi ci sono altre 23 canzoni. No, sto scherzando, Ignazio non ce la fa più. Però prima di farlo, levati tutto l'ambaradan, levati tutto, perché io ti faccio fare il presentatore, Vieni. Sistema tutto, veloce, Peppe, che Giuseppe ancora impara i tempi televisivi, però eccolo. Fate intanto un applauso al maestro Giuseppe Preiti. È un giovane talento che io ho conosciuto e che ama follemente la musica. E ha fatto un lavoro pazzesco anche in momenti di difficoltà in cui è stato poco bene e tutto il resto, ha portato a casa il compito, ha fatto suonare questa magnifica orchestra che tu adesso ci presenti. Okay. Allora, alle percussioni Federico Mordino, sassofono tenore Alex Paraci,
tromba Gaetano Castiglia, i cori Laura Vassallo, Manfredi Messina, Bruna Angelico. Andiamo alla ritmica, al basso Davide Femminino, alla batteria Daniel Bellina, alle chitarre Paolo Dolce e Giuseppe Di Blasi. E Giuseppe Preiti, ci prepariamo a ospitare due bellissime donne, due conduttrici che stimo moltissimo, a cui voglio molto bene. E parlo di Eliana Chiavetta e Monia Arizzi. Festival. Io sento questa musica che ci prende l'anima. Festival. Sei tu la mia felicità, la mia notte magica. Festival. 15, votate, votate adesso. Votate il numero 15. Ma perché ieri sera con gli ultimi in gara tu hai detto votate numero 15, chiuso il televoto. Quindi adesso lo diciamo prima e avete il tempo per votare. Giusto. Grazie signora, cioè quantomeno dignitosamente no. Ma è la mamma. Sì, ma io ho visto gente, cioè una signora, Nishio Eliana, a suo marito ci fisa. Sì, no, basta. No, sto scherzando, siete bellissime. Comunque, grazie. Un'altra precisazione. Prego. La possiamo fare prima di anche cantare. Tre. Cioè, è vero che il brano si chiama Quando, ma quando ce lo fai cantare? Che stasera ti aspettiamo dalle 9. Chiudiamo la serata. È stata lunga, ma poi vi dico perché è stata così lunga. Allora, codice 15 di Tony Renis, quando, con gli arrangiamenti bellissimi del maestro Giuseppe Preiti, cantano Eliana Chiavetta e Monia Arizzi. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. L'anno, il giorno, l'ora in cui. Forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò. Monia Arizzi ed Eliana Chiavetta. Grazie. Brave, bravissime, raggiungetemi da questa parte. Massimo.
Com'è andata, Moni? Allora, che emozione, ma ti giuro, veramente bello, mi sono divertita tantissimo. E io penso che al giorno d'oggi, con tutto quello che sta accadendo, certamente ognuno di noi non può rimanere indifferente, sembrerebbe come se noi festeggiassimo chissà che cosa, e invece il festival è una tradizione e questi sono i punti fermi: famiglia, tradizione, tutto quello che si tramanda, e lo trovo stupendo. Grazie. Grazie a te. E grazie per averci regalato questo appuntamento di spensieratezza. L'ho già detto ieri, anche stasera un teatro pienissimo, ancora con le mascherine, lo so, l'augurio è di vederci alla prossima edizione senza mascherine, liberi dai pensieri brutti e con la serenità di poterci divertire tutti quanti insieme. Quindi questo è un primo grande passo, ma intanto già oggi con un teatro così pieno stiamo vivendo una gran bella conquista. C'è un passo importante che farà questa signora tra poco meno di un mese, convolerà a nozze, quindi fatele un applauso. No, parlo di te. Eliana Chiavetta si sposa. Si sposa. Auguri. Notizione, grazie. Auguri, auguri. Allora, codice 15. E io sono sposata da più di 20 anni. Ah sì? Anche, cioè, questo merita un applauso più questo, grande, perché non è facile. No, che non scenna suo marito merita un applauso, picciotti, ve lo garantisco. Grazie. Codice 15 al 328-644-2021. Grazie. Conta. Dimmi. Fino a 10 prima di dire stop. Allora, voi uscite, volte, io pronto, prego. E poi do lo stop. Numero al telefono. Numero 15, vi raccomando. Avete adesso 10 secondi. Prendono non tempo, capito? Certo, perché sennò non ce la fanno. Sì. Voi uscite, prometto che conto fino a 10. Grazie. Monia Rizzi e Eliana Chiavetta. Buonanotte. Grazie, grazie. 9876-543-21. Stop al televoto. Ecco, ciò che è fatto, va bene? Granite siciliane, tutta un'altra storia, ci vediamo all'ultima clip, prego. Anche stasera ho pensato la stessa cosa, granite, buonissima, ma è andata di culo alla signora che va, avete sirica che mangia granite, fantastico. Me lo fate entrare un leggio, per favore, Danilo, grazie. Allora, ho scritto una cosa che voglio leggervi, giuro che vi porto via un paio d'ore. No, non è vero. Io me lo ricordo ancora quando da bambino passavo ore intere davanti alla radio ad ascoltare le canzoni. Ricordo ancora il mangiadischi che portavo in giro con me e le batterie non bastavano mai. Mi incuriosiva il fatto che un disco tutto nero buttato dentro ad una scatola potesse darmi emozioni. Piuttosto che collezionare figurine con i voti, con i volti dei calciatori, io collezionavo 45 giri. Uno dei miei primi fu la Mezzaluna di Adriano Celentano, me lo regalarono, me lo ricordo ancora. Ricordo ancora quando capii che volevo fare questo mestiere, che volevo lavorare con la musica, entrare a fare parte del fatato mondo dello spettacolo, quando con il mio piccolo giradischi facevo finta di fare ballare migliaia di persone. Gente, sulle mani! Ma a guardarmi erano un paio di peluche e qualche pupazzo di mia madre. Ricordo ancora quando entrai per la prima volta in una radio, il mio primo vero amore, avevo le dita piccoline, erano perfette per pulire le testine dei Revox. Ho ancora forte alle narici l'odore delle stanze piene di vinili, il cartone delle uova che utilizzavamo per insonorizzare le cabine dei DJ. Ricordo ancora quando mi misero per la prima volta davanti ad un microfono. Estate 1989, ero a Terrasini, a Radio Studio Gamma. Chiesi se potevo fare una trasmissione tutta mia. Il mio primo disco, il primo disco che misi in onda fu Extraterrestre di Eugenio Finardi. Extraterrestre, portami via. Ricordo ancora che divenni il DJ delle feste di compleanno di tutto il comprensorio, dove si sentiva la radio, e quindi praticamente in un paio di quartieri, ma io mi sentivo una star. Ricordo i miei pomeriggi davanti alla TV a seguire DJ Television. Quanti pomeriggi. Sognavo di entrare a fare parte della combriccola festosa di Claudio Cecchetto, mi divertivo ad imitarlo e cantavo il gioca Joey. Dormire, me la ricordate? Finiti i compiti, il mio primo appuntamento era fissato alla TV con Red Ronnie.
lunghi pomeriggi a seguire il Roxy Bar, il Bibappalula. Mai avrei immaginato che un giorno sarei diventato suo amico. Mai avrei pensato che la mia vita artistica potesse nascere al Brass Group grazie all'ingegnere Luigi Giuliana. Sono cresciuto con la consapevolezza e la voglia di fare questo mestiere. Ve lo giuro, stare sul palco è la cosa che amo di più al mondo. Questo festival quest'anno festeggia 10 edizioni. Scruscio, il mio festival, che faccio insieme a Norino Ventimiglia, che saluto, produttore del Melangolo, che ha realizzato questa edizione, festeggia 15 anni. E Casa Minutella, tra radio, TV e blog, è arrivata a 20 anni di vita. Stasera, più che mai, dopo la giornata che ho passato oggi, sento il bisogno con queste righe di ringraziare il buon Dio per tutto quello che ha voluto donarmi in questi anni di duro lavoro, sacrifici e rinunce. Nessuno ti regala niente. La ribalta, le luci, il pubblico, non te lo regala nessuno. E nessuno, ve lo garantisco, è disposto a dividerlo. Si dice sempre che nel mondo dello spettacolo è tutto finto. Posso dirvi che tante volte hanno ragione, ma io amo questo lavoro perché mi piace dimostrare che non sempre è così. Questo festival è partito dal piccolissimo palco del Nuovo Montevergini. In giuria, la giuria di qualità era capitanata da Ignazio Garcia, che dopo 10 anni stasera è ancora qui con me. Sono arrivato sul palco del Golden. Potrei iniziare adesso e finire tra qualche giorno nel darvi l'elenco di tutti gli artisti che sono passati da qui, da questo palco. Non avete idea di quanto sia prestigioso questo palcoscenico. Però le cose non vanno mai come credi. Ogni anno, dopo aver archiviato il successo della precedente edizione del festival, ti aspetti che la prossima sia più facile da realizzare, che qualcuno allunghi la mano e ti dica «Dai, diamoci da fare». Niente, non accade nulla di tutto questo nella città dove vivo e lavoro. Ore e ore di anticamere per sentirsi dire «Mi dispiace, le faremo sapere». Burocrazia e lentezza nel fare. Il vero riconoscimento del mio mestiere e del mestiere dei ragazzi che sono nel backstage ce l'ho avuto durante il lockdown con il Premier Conte, che diceva di noi questo. La cultura, non dimentichiamo neppure questo settore, non abbiamo un occhio di attenzione per i nostri artisti che ci fanno tanto divertire, ci fanno tanto appassionare, per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo che abbiano versato almeno 7 giorni di contributi nel 2019 arriverà l'indennità di 600 euro anche per i mesi di aprile e maggio. Tanto valevamo 600 euro, i nostri artisti che ci fanno tanto divertire. Io credo che quello che ho visto non meriti nessun commento. Grazie a tutti voi che in questi 10 anni di festival avete affollato i teatri per seguirmi e divertirvi a sentire cantare i vostri beniamini. Grazie di cuore a tutte le maestranze, a quelli che non vedrete mai sul palco, i primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Io quando andrò via loro staranno qui a smontare tutto. Quelli che senza di loro sarebbe impossibile fare tutto questo. Io questo l'ho imparato al Brass. Grazie a tutti gli artisti, nessuno escluso, che in questi anni si sono divertiti a giocare con me, a quelli che non hanno capito che era un gioco, a quelli che non sono riuscito ad invitare, a quelli che prima sì sì ci vengo e poi no, a quelli che mi hanno sempre manifestato il loro affetto con la loro presenza, la loro arte e la loro amicizia. Grazie di cuore a voi che commenterete facendomi complimenti quando mi parlerete e a voi che quando mi sarò girato direte che è stata una cagata pazzesca. Grazie. Io stasera non lo so se ci sarà una prossima edizione. Mi fermo qua. 10 anni sono stati lunghi, appassionati e pieni di affetto, però è diventato troppo difficile. Ma nonostante tutto questo, io mi sento ancora un ragazzo fortunato. Antonino, vieni! Gente, sulle mani, sulle mani, sulle mani, tutti, tutti, tutti. Gente. Oh yeah. Vai Antonino, do. Se io potessi. Ah,
vacanza. Mani, gente. Se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io mento un sorriso. Su gente, gente, in piedi, in piedi, l'ultima canzone poi vi daremo il verdetto finale. Yo! Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo e l'altro è da impazzire. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io mento col sorriso. Mi piace cose fatte, non è riuscita a mezza, e quello c'è uno strappo, momenti per la pezza. Fortunato che non c'è niente che ho bisogno, e quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Sera come il sole, a me mi fa impazzire. Ha detto che conta solo l'amore e tutto quello che ci serve è stare dentro al cuore. Ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, all'inferno delle verità io metto col sorriso. Di 10 cose fatte te ne è riuscita a mezza, e dove c'è uno strappo metti in una testa. Di 10 cose fatte sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, e quando viene sera e tornerò da te, è andata come è andata la fortuna di incontrarti ancora. Se me la come il sole, a me mi fa impazzire. Se me la come il sole, ragazzo fortunato. Grazie. Grazie ad Antonino Di Marco. Abbiamo il verdetto finale. Ignazio, mi raggiungi sul palco, per favore? Da quella parte là, così di... Sì. Allora, facciamo uscire tutti gli artisti, prepariamo lo stacco lungo, i quattro gusti che arrivano. Palumbo, venite, venite, venite al centro. Accogliamoli con un applauso, stacco maestri. Che ci prende l'anima.
Fate un applauso a tutti gli artisti che hanno partecipato stasera. E grazie di cuore. Allora, Ignazio, ti sei divertito? Sì, tantissimo. Ho sentito tante cose belle, tanta bella musica. Meglio di così non poteva andare. Grazie. Complimenti vivissimi. Allora, Ignazio vi premia lui, il presidente della Fondazione The Brass Group, che è un'istituzione importantissima. Allora, andiamo al verdetto finale. Vabbè, insomma, io direi di andare soltanto ai primi tre. Non mi piace dire chi era primo, chi era ultimo, penultimo, non mi piace. No. Allora, mi fate entrare il premio per il terzo posto. Fate un applauso a Sonia Raccardi, altro persona fondamentale. Ignazio. Si classificano al terzo posto della decima edizione del festival Daniela Pupella e Rossella Leone. Consegna il premio il maestro Garcia. Oh, io non sento l'applauso però. A dopo, fermo, lo facciamo dopo. Posizione numero 1-2, stavo scherzando. Posizione numero 2, 2620 voti, raga. Macca boia. Salvo Palumbo. Vince l'edizione numero 10 di Festival. Non prima però di avervi ringraziato, voi che siete stati qua, a tutta la regia, grazie a blogsicilia.it, grazie a Biagio Semilia, grazie alla famiglia Minardo e a tutta Video Regione. Ricordate di cambiare dal 16 al 14, mi raccomando. Grazie a Radio Fantastica. Vince l'edizione numero 10 di Festival Chris Klun e Simone Riccobono. Vai maestro, consegna il premio. Però stasera io vorrei fare un cambio. Non me ne vogliono Chris e Riccobono, però io vorrei chiudere con Dove si balla, perché è più allegra, è più divertente. Brividi, onestamente. Li diamo i microfoni ai quattro gusti? Allora, grazie, in ordine sparso. Ernesto Maria Ponte e Salvo Palumbo, ai quattro gusti, Klun, Riccobono, Giuseppe Castiglia, Arizzi e Chiavetta, Carista e Salemi, Carlo Canebo, Giovanna D'Angi, Massimo Spata, chi di me? Stefano Piazza, i Badaboom e basta, grazie. Apriamo i microfoni ai quattro gusti. Sì. Ok. Signore e signori, il grande Max of Ceremony, Mr. Massimo Minutella! Buonanotte, Dio vi benedica a tutti. Grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie. Prego, maestri, dove si balla? Ora tutti a casa di Massimo, ragazzi, dai. Esatto. Allora, aspetta che i maestri devono preparare la... Oh, un binnite che mi ha ferito a ballare. Prego, maestri, ci siamo? Vai! Tutti! Mi piace la musica dance, che pure un alieno la impara. E mi piace, che non mi sento più giù, più giù. Mi piace perché sai di te, di quando cucinavi in Francia. E mi piace, anche se non ci sei più, sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno. Senza l'alcol fai sul divano. Se dormi troppo poi ti svegli morto. Sono d'accordo. Quindi dove andiamo? Tutti! Dove si va?
ti ho 40 anni ed ho ancora fame. Io non parlo col mio cane, ma c'ho un bel legame. E sono tre che più sono già tre stelle, per ora mangiamo assieme, ma promette bene. E non si può fare la storia se ti manca il cibo. Lei mi ha levato tutto tranne l'appetito. Ogni tanto in lontananza sento ancora musica che fa papparara parara. Buonanotte, grazie. Artisti, non andate via, no. Sedetevi lì che facciamo la foto di gruppo tutti insieme. E Pasquale, ci sai, ci fa la foto tutti Massimo, insieme. Massimo, si deve fare un applauso a sto pubblico meraviglioso. Fatevi un applauso. Siete favolosi. Ci bravi, siete mancati. Oh raga, sediamoci qua. Tutti. Foto di gruppo, vai, sedetevi. Danilo, tu che sei uno che non perde mai l'occasione per dire le cose, fai fare un applauso anche all'orchestra, che senza di loro non si faceva niente. Vabbè, Danilo, pensaci tu che sei uno di quello che le sa dire le cose in francese. Grazie. Mesdames et messieurs, un grand applaudissement pour cette magnifique orchestre. Voilà. In inglese, ladies and gentlemen, a big applause for this fantastic pezzifagni. Fantastico. Basta che avevamo petetto.